Io in realtà dico due parole di benvenuto a nome però di tutti e tre i rettori, semplicemente perché sono formalmente il padrone di casa, ma questa iniziativa è assolutamente congiunta tra la Scuola Normale Sant'Anna e lo IUS ed è uno dei primi momenti in cui noi cerchiamo di raccontare e di avere anche qualche risposta rispetto al percorso che stiamo cercando di intraprendere verso una federazione di queste tre istituzioni, che peraltro sono le uniche tre scuole a statuto speciale che mettono insieme sia il livello universitario che il livello dottorale, che per noi è un modello molto importante. L'integrazione tra i corsi universitari, quelli che noi chiamiamo corso ordinario, e i corsi di dottorato, e quindi la formazione degli studenti a partire dall'inizio dell'università, integrando peraltro ciò che essi apprendono presso l'Università di Pisa, che è il nostro partner storico, perché ricordo che i nostri studenti sono tutti laureati presso l'Università di Pisa, dove seguono tutti i corsi, e poi hanno anche il diploma della Scuola Normale. Secondo noi è un fatto estremamente importante anche rispetto poi al percorso dottorale di eccellenza che viene dopo. Tutte e tre le scuole di cui sentiremo qualche cosa oggi sono accomunate da questo modello. Faremo una brevissima presentazione, tutti e tre i rettori delle scuole, dando qualche piccolo elemento sulle caratteristiche specifiche delle tre scuole, ma cercando di metterlo nella prospettiva della federazione, che è il tema in realtà dell'incontro di oggi, su cui vogliamo presentare le idee che abbiamo. È un percorso che ha il proprio inizio, è un percorso che vuole essere inclusivo e non esclusivo, vuole essere un modello che può essere replicato, ripetuto, analizzato anche in altre circostanze, ed è una proposta che noi ci sentiamo di fare al sistema universitario e al Paese, cercando di avere confronti, integrazioni e possibilmente aiuti, per la verità, questo non posso non dirlo. Va bene, allora, questo è il nuovo logo della scuola, quindi faccio un po' di pubblicità a casa, è fresco fresco, credo che nessuno l'abbia ancora visto, per la verità, e siccome mi piace ve lo faccio vedere. Tra l'altro, a questa, permettetevi di segnalare questa chicca che è carina, che è che il colore del logo è la somma dei colori delle due sedi, Pisa e Firenze, che in maniera sempre più unitaria contribuiscono a definire il colore risultante, che non è né l'uno né l'altro, ma è l'unione dei due. E questa è una cosa a cui tengo molto, scusatemi, non l'avevo pensato, ma due parole su questo lo devo dire. Noi abbiamo avuto una fusione col SUM che ormai è giunta a compimento, e rispetto a situazione, al progresso, eccetera, penso che siamo tutti convinti che adesso la Scuola Normale abbia due sedi che condividono lo stesso modello, condividono la stessa cultura, condividono le stesse prospettive e sono assolutamente paritarie. E questo è un tema di integrazione a cui io tengo moltissimo, perché dimostra che già queste cose si possono fare anche in condizioni che in partenza non erano facilissime. Ci sono ovviamente diversi modi di vedere le cose, qualche incomprensione, ma spero che poi il risultato finale dimostri che questo anche è un progetto importante che allarga l'offerta culturale e formativa della scuola. Ok, questi sono dei, non li faccio vedere quasi mai, però questi sono dei numeri, semplicemente perché servono poi al discorso che farà più Pier Domenico di me, perché sono dei numeri interessanti, ma sono secondo noi tutti sottocritici. Non aggiungo altro perché poi lascio Pier Domenico a discutere di questo tema. Questi comunque sono i numeri della scuola, che tra l'altro sono simili a quelli del Sant'Anna in realtà. Queste sono le provenienze degli studenti del corso ordinario. Lo faccio vedere non tanto per questo, ma per quello che farò vedere dopo. Il corso ordinario della scuola, che significa la parte laurea, sono sostanzialmente italiani, cioè la parte di laurea della scuola è per gli studenti italiani. Questo lo dico così, diciamo, non lo considero né un bene né un male, è un dato di fatto. Questo invece comincia a essere più interessante,
perché sono le destinazioni degli studenti a laurea finita, prima di fare il dottorato. Dove vanno i nostri studenti dopo che si sono laureati? Cominciate a vedere che cominciano a diffondersi e a distribuirsi in vari paesi, soprattutto europei. Questo invece è la provenienza degli studenti di dottorato. Questa è su di noi, ma ripeto, sono cose che, a parte dettagli, sono molto simili tra le tre scuole. Lo sto facendo vedere sui nostri perché avevo i nostri numeri sotto mano. Vedete che la provenienza dei dottorandi è assolutamente internazionale. Cioè noi siamo, e per noi ancora una volta intendo le scuole, a percentuali di stranieri sul corso di dottorato del 30%. Sono percentuali europee e mondiali, sono secondo me percentuali a regime, perché andare oltre questi numeri sarebbe anche improprio. Cioè è sana secondo noi questa percentuale. Ranking internazionali, va bene, io li salto tutti perché ritengo che sarebbe improprio se delle istituzioni come le nostre non fossero le prime nei ranking. Cioè diciamo è il nostro mestiere, dimostra solo che stiamo facendo il nostro mestiere, non è un confronto fair con le università generaliste perché ci sono delle differenze intrinseche, noi ci dobbiamo porre questo problema, il problema dell'eccellenza, lo stiamo facendo con l'aiuto e l'integrazione delle altre università sempre maggiore, ma questo è solo per dire che il nostro mestiere lo stiamo facendo. Mi permetterete, visto che sono qui, di dire una cosa sul mio settore, mi levo il cappello di direttore della scuola. L'area 3 delle scienze chimiche non esisteva alla scuola normale, esiste da 10 anni, è la prima volta che veniamo valutati nella VQR e siamo risultati i primi in Italia. Ancora una volta, il punto non è, è troppo facile il confronto, però dimostra che in questa istituzione, come anche nel Sant'Anna e in altri settori, in questo paese si possono creare settori nuovi, è possibile, e possono diventare competitivi a livello internazionale. Non è vero che questo non si può fare. Performance, queste diciamo me le consentirete, perché soprattutto alla seconda delle due ne sono particolarmente orgoglioso. I progetti ERC sono i progetti top dell'Unione Europea, quelli per un singolo ricercatore per sviluppare un'attività di ricerca consolidata, hanno rate di successo di sotto il 5%, un rate di successo del 21% credo che non abbia uguali in Europa, non in Italia. E questo è un altro tema, però anche questi sono, anche in questo caso, mostrano, non lo dico tanto per orgoglio dei numeri, ma perché mostrano la nostra capacità, e poi la vedrete declinata in altri settori anche dalle altre due scuole, di acquisire fondi, di acquisire risorse che possono accompagnare però le risorse che dovremmo riuscire ad ottenere da fondi ministeriali. Ci torno un attimo dopo su questa cosa nell'ultima diapositiva che parla di qualche criticità. Questi sono i laboratori e i gruppi di ricerca attivi alla scuola. Questa ve la risparmio perché se siete interessati, vabbè, è partita da sola quindi la vedete. Questo è il nostro laboratorio di realtà virtuale, ma il motivo per cui lo faccio vedere non è quello, perché tra l'altro esiste un laboratorio di realtà virtuale probabilmente anche più grande alla scuola Sant'Anna. Il motivo per cui lo faccio vedere è la congiunzione tra tecnologia, scienza e lettere e arte, che è una delle caratteristiche peculiari della scuola. Cioè tutto quello che state vedendo è realizzato con mezzi tecnologici, ma è basato su ricerche archeologiche accurate fatte da docenti della scuola della classe di lettere. Ancora una volta mi permetto di passare questo piccolo messaggio che è di integrazione e complessità, di mettere insieme linguaggi diversi, competenze diverse per costruire delle cose che possono essere di interesse per tutti. Questa secondo me, siccome è la caratteristica peculiare della nostra scuola, quella di provare a mettere insieme cose diverse, a essere inclusivi invece che esclusivi, a costruire ponti invece che muri, questo siccome secondo me è una cosa molto molto importante, ci tengo a esprimerla, dico ogni volta che parlo in realtà. Criticità. Allora mi permetto di farle rilevare. A fronte, il discorso è politico e non algoritmico, cioè non entro nel merito
del come sono stati costruiti gli algoritmi e le, e le motivazioni, la numerologia che ha portato a questi risultati. Faccio osservare che, a fronte di un miglioramento delle performance della scuola normale di circa il 40% tra una VQRR e l'altra, abbiamo avuto una riduzione dell'FFO. Abbiamo fatto una politica di non incrementare le dimensioni della scuola, per esempio, questa è diversa da quella delle altre scuole, come scelta politica in un momento in cui l'incrementare il numero di docenti, secondo noi, era sbagliato. Siamo stati penalizzati da questo indipendentemente dal risultato che abbiamo ottenuto nelle valutazioni. Questo, secondo me, richiede una riflessione. C'è un ritardo, secondo me, inaccettabile nell'ottenere nulla osta e finanziamento per le chiamate dirette dei professori, perché se noi siamo virtuosi e facciamo chiamate dirette di professori dall'estero, non è possibile che veniamo penalizzati rispetto a fare un concorso per un collega italiano. Sono dei ritardi di più di un anno nell'ultimo periodo. Io ancora una volta non voglio entrare nel merito specifico della cosa e non è una lamentazione rispetto a questo. Pongo un tema: se noi vogliamo privilegiare le chiamate di, anche, non solo ovviamente, di colleghi dall'estero che accettano di venire a lavorare nel sistema italiano, cosa che ovviamente non è facile, non possiamo frapporre ulteriori ostacoli rispetto a questa cosa. E questo è un altro tema, secondo me, importante. Terzo tema, che è di ieri sera, quindi non posso non evocarlo. Noi abbiamo presentato un progetto triennale basato sulla federazione, è stato l'unico progetto che noi abbiamo presentato. Questo progetto è stato finanziato al 60% di quanto poteva essere finanziato, mentre altri progetti sono stati finanziati al 100%. Sulla base del fatto che questo progetto, cioè il progetto federativo, non ha convinto la Commissione. Cito dati, non sono impressioni. Allora c'è un tema politico forte. Se la federazione delle scuole non convince delle commissioni del suo ministero di riferimento, c'è un problema. Ed è un problema politico che pongo, perché noi andremo comunque avanti nella federazione, ci piacerebbe farlo accompagnati dal nostro ministero di riferimento. Ultimo tema, anche questo politico, in tutte le circostanze, questo è un tema che avevo anche già posto, in cui si tratta di discutere criteri di eccellenza, faccio riferimento per esempio alle cattedre NATTA, per non fare riferimento ai dipartimenti di eccellenza in cui si è reiterata questa cosa, non viene utilizzata la competenza delle scuole superiori italiane, nessuno di noi viene consultato. Questo va benissimo, però vuol dire che non viene considerata importante la nostra competenza, non in un tema qualunque, ma nel tema dell'eccellenza. Questo pone un problema. Ultimo tema su cui mi piacerebbe avere un confronto è il tema della flessibilità, sul quale ritorno molto spesso. Al di là del fatto che i finanziamenti sono insufficienti, questo diciamo è inutile che faccio le solite lamentazioni, la cosa che ci penalizza rispetto a istituzioni straniere e in realtà anche rispetto ad altre istituzioni italiane tipo l'IIT è quello di non avere flessibilità nelle regole di ingaggio dei nostri nuovi professori. Non abbiamo libertà nei fatti sugli stipendi, non abbiamo grossa libertà su fondi iniziali per fare degli start-up, non abbiamo praticamente alcuna flessibilità. È impossibile competere senza flessibilità, questo lo dico senza tema di smentita. Allora, mi piacerebbe che su questi temi si riuscisse ad avere un confronto. Grazie. Può aiutare, grazie. Bene, grazie, buongiorno. Nell'economia della tripartizione io mi sono preso un ruolo tutto sommato più semplice di quello che è stato appena evocato, che comunque vede tutti noi coinvolti, che è una presentazione della realtà della scuola qui non pisana, quindi giocando un po' in trasferta mi sono concentrato soprattutto su dare qualche informazione
sullo IUS. Questa è la presentazione dello IUS di Pavia. Lo IUS di Pavia nasce sul modello pisano, esplicitamente ricordato negli atti fondativi che ci si muoveva nell'ambito del modello pisano, ma con la importante caratteristica di collocarsi in un tessuto culturale, sociale, storico, regionale molto antico. Noi siamo gli ultimi arrivati di una tradizione che è iniziata centinaia di anni fa, quindi il sistema pavese. Il sistema pavese è caratterizzato, per quanto ci riguarda, da una ricchissima presenza dei collegi, quindi la collegialità come punto di partenza, come nelle scuole pisane, ma con un'integrazione con i collegi pavesi, con un richiamo alla collaborazione con l'Università di Pavia, simile a quella che c'è con l'Università di Pisa, e con un tessuto dove segnalo anche la presenza di 3 IRCS, una città universitaria molto simile a quella pisana. Quindi ci siamo mossi e la nostra scuola è nata cercando di calare in una realtà leggermente diversa, anche significativamente in qualche ambito diverso, di questa iniziativa. Questo ha portato a un'organizzazione che per molti aspetti ricorda quella che è stata appena illustrato. Noi abbiamo un numero, abbiamo, come vedete, i numeri dei nostri professori, una comunità di ricerca che comprende un numero elevato di dottorandi, poi ci torno, rispetto al numero di professori che lavorano presso di noi. Offriamo i corsi ordinari, i corsi di dottorato, e abbiamo anche, questo faceva parte proprio del momento in cui è partito lo IUS, una tradizione di master di secondo livello con un'alta caratura internazionale. Questa è la nostra comunità studentesca, abbiamo 220 allievi di corsi ordinari, attiviamo ogni anno 50 insegnamenti in 4 classi accademiche, 67 allievi di PhD, 52 allievi di master, con una organizzazione dei dottorati incentrata su 4 aree principali: l'ambito delle ricerche biotecnologie e di scienze biomolecolari, le neuroscienze cognitive e la filosofia della mente, economia e scienze sociali, comprensione e gestione delle situazioni estreme. E si tratta, ve li ho ricordati i nostri dottorati un po' perché è facile, non sono molti anche se hanno parecchi dottorandi, un po' perché sono caratterizzati da interdisciplinarità e multidisciplinarità. Il fatto di essere un'istituzione nuova ci ha permesso di mettere insieme dei team, degli staff, dei gruppi di professori creati all'uopo proprio per andare in questa direzione. Questo, a proposito di temi politici, è un tema politico importante, cioè non è facile mettere insieme, perché la mobilità dei professori è complicata da ottenere, i team nuovi per le esigenze nuove e le sfide nuove. Questa è una cosa su cui si può lavorare, in cui magari le scuole possono dare un loro contributo di idee, perché questo tipo di percorsi multidisciplinari sono comuni nelle nostre scuole. I dottorati hanno una percentuale, come vedete, di partecipazione dall'estero molto alta, il 35% dei nostri studenti di dottorato viene dall'estero, e c'è anche una forte selezione. In questo anno accademico abbiamo 19 studenti nuovi con 467 candidature. Ancora una volta, questa è una testimonianza che ci dà il mondo e non noi stessi dell'attrattività dei percorsi formativi. Per quanto riguarda i master di secondo livello, siamo più o meno in questo tipo di posizionamento, con una eccedenza di stranieri, siamo al 63%, ma per questi sono esplicitamente rivolti a determinate aree della necessità della ricerca, aree del pianeta. Questi sono master in cooperazione allo sviluppo e ingegneria sismica e sismologia, e si rivolgono proprio a una realtà dove noi formiamo delle persone. Ero appena arrivato allo IUS, ho incontrato un ragazzo che aveva appena preso il master e si era fermato. Io davvero conoscevo poco questo tipo di realtà e gli ho chiesto: ma com'è stata la sua esperienza? Un ragazzo, credo sudamericano, forse colombiano, e gli ho detto come è stato, cosa ne pensa di questa attività, e lui mi ha detto: mi ha cambiato la vita. Ed è una cosa bella da sentirsi dire quando uno arriva in un posto nuovo con delle responsabilità. Ecco, non pretendo che cambiamo la vita a tutti, però certamente diamo un contributo su temi anche socialmente rilevanti. Il master di cooperazione allo sviluppo è arrivato al 20° anno, è in collaborazione con l'Università di Pavia. La ricerca, per questo motivo, è stata organizzata su 2 strutture dipartimentali, che noi chiamiamo aree scientifiche.
dove vedete si passa da un incrocio tra le neuroscienze, la filosofia e la linguistica, a ricerche sullo sviluppo, ai centri interdisciplinari nell'ambito della ingegneria sismica, con una anche presenza di ricerche nell'ambito dell'astronomia. Tutte le nostre ricerche sono fatte, quasi tutte insomma, in collaborazione con altri enti, perché una delle vocazioni dello IUS, date le dimensioni, è di fare rete. Questo è una cosa importante. L'internazionalizzazione, questo è un po' un'idea di alcuni, non ci stavano nella slide, avevo solo una slide a disposizione, dei nostri partner. Ci tengo anche a dire che noi abbiamo dei rapporti di collaborazione molto intensi anche a livello regionale, in particolare con gli IRCS dell'area pavese, ma non solo, anche con l'area milanese, San Raffaele e con altre strutture, diciamo, locali, perché noi non pensiamo che l'internazionalizzazione non vuol dire dimenticarsi del territorio, anzi è proprio contribuire a valorizzare il territorio. In questo senso la collaborazione con l'Università di Pavia è particolarmente affiatata. L'esperienza della federazione nata con il Sant'Anna è stata per noi uno sviluppo naturale di questo atteggiamento. Abbiamo fatto un tentativo che, per quanto possiamo giudicare, è stato molto positivo, di mettere insieme gli aspetti positivi pur mantenendo le nostre peculiarità. Siamo in due regioni diverse, abbiamo storie diverse, ma abbiamo saputo e stiamo continuando a collaborare e incrementare questi aspetti. Quindi, diciamo, il progetto di cui parliamo oggi non è un progetto che parte da zero, parte proprio dal fatto che si può, superando le proprie visioni circoscritte, ampliare e creare un noi più grande. Non è più solo il noi dello IUS, non è più il noi del Sant'Anna, adesso è il noi dello IUS e del Sant'Anna, ma la speranza è di andare avanti con un noi che riguardi tutti e tre le scuole, perché abbiamo visto che si può fare bene e può farci fare molta strada insieme. Da questo punto di vista la mia è quasi una testimonianza di fiducia e quindi anche una richiesta di ascolto, se possibile, rispetto a qualcosa che potrebbe anche essere un buon esempio per altri, ciascuno al suo livello di espletamento di che cosa? Della missione fondamentale, formazione, ricerca e disseminazione culturale. Grazie. Perfetto. La scaletta è diversa. Bene, buongiorno a tutti, benvenuta alla Ministra Fedeli, grazie per la sua presenza oggi che ci dà l'opportunità di presentare non solo le tre scuole ma soprattutto il nostro progetto federativo. Inizio partendo da alcune caratteristiche della scuola Sant'Anna, ma come ha detto correttamente il direttore Barone, ciò che ha detto il direttore Barone vale per il Sant'Anna e per lo IUS, ciò che dice ora il sottoscritto vale per le altre due scuole. La nostra missione è quella di valorizzare il merito. Così nasce la scuola Sant'Anna. Valorizzare il merito, e ogni anno alla scuola si entra per merito. Abbiamo 1000 concorrenti che partecipano alle selezioni per entrare alla scuola Sant'Anna e 50 di essi sono ammessi alla scuola ogni anno. Quindi una selezione molto elevata, ma una selezione che avviene esclusivamente sulla base del merito. Ci speriamo a un concetto molto semplice, l'articolo 34 della nostra Costituzione. E crediamo di dare pieno adempimento a questo articolo, proprio perché alla scuola Sant'Anna si entra per merito e lo si fa gratis. Si vive, si studia, ci si laurea, seguendo un percorso che è interamente gratuito. Su questo poi dirà qualcosa sicuramente la professoressa Nuti, che farà una presentazione nell'arco della mattinata. Ma siamo anche una research university, una università che fa ricerca, che basa la propria attività formativa sulla ricerca. È un po' una banalità, non può esistere una università se non c'è ricerca scientifica. Però noi crediamo di aver vinto la sfida, lo dirò poi andando avanti nella mia presentazione. La scuola Sant'Anna è una realtà relativamente giovane, è stata fondata 30 anni fa. In 30 anni siamo riusciti a far diventare quello che prima era un ottimo collegio, una ottima università che fa ricerca.
Ricerca su cosa? Su tante aree disciplinari, ne cito solamente alcune, quelle più rappresentative e anche quelle per le quali viene meglio la slide, devo confessare che è più facile rappresentare su slide alcune aree disciplinari e meno altre, ma siamo ben conosciuti per la robotica, per i nostri studi sulla biodiversità, per la realtà virtuale, avete già visto come è fatto un cave di realtà virtuale, anche noi abbiamo un grande cave di realtà virtuale. Ci occupiamo di telecomunicazioni, quindi internet veloce, di medicina, con molta attenzione alla medicina traslazionale, a tradurre nella clinica i risultati della ricerca sperimentale. Ma ci occupiamo anche del costo del sistema sanitario e quindi della valutazione di come i soldi sono ben spesi. Scusami Sabina, magari semplifico un po', ma il concetto poi alla fine è questo. Valutare i sistemi sanitari vuol dire sapere se poi alla fine i soldi che lo Stato ha investito, le regioni hanno investito in sanità, sono stati ben spesi. Giurisprudenza, e qui cito un aspetto trasversale dei nostri studi di giurisprudenza. Ad esempio, le implicazioni giuridiche e aggiungo anche etiche di un mondo che va verso una presenza dei robot sempre più massiccia. Maria Chiara si dedica molto a questi temi, abbiamo avuto l'altro giorno il premio Nobel Stiglitz alla scuola, una domanda dei giornalisti è stata: ma è vero che i robot ci porteranno via il lavoro? Maria Chiara tranquilla ha risposto no, quindi naturalmente a patto che si parli del tema, perché le situazioni vanno gestite, bisogna essere in grado di predire quale sarà un futuro tecnologico che può indubbiamente avere un impatto sul mondo del lavoro, ma proprio per questo occorre iniziare a parlarne quando questo impatto è ancora non vicinissimo. Sicurezza e peacekeeping, un altro tema sul quale la scuola è molto forte, è un tema purtroppo di grande attualità, sappiamo che in molte parti del mondo sono travagliate da problemi di sicurezza, e di terrorismo e di guerra, la scuola si occupa molto nella formazione di personale che possa occuparsi di questi temi. Ma questa attività di ricerca deve portare anche a innovazione del sistema paese. E la scuola lo fa collaborando con molte imprese. Qui nella slide ho rappresentato solamente i loghi di alcune delle imprese, perché la scuola ha attualmente 130 collaborazioni attive con enti ed imprese. Questo a dimostrazione del fatto che anche una piccola comunità accademica può, io direi deve, occuparsi anche del trasferimento tecnologico e quindi di trasferire le conoscenze di ricerca scientifica che vengono fatte nei laboratori verso il mondo produttivo. Molte delle attività di ricerca portano anche alla creazione di impresa. La scuola Sant'Anna ha 50 aziende spin-off nate all'interno della scuola. Se lo parametriamo alle dimensioni della scuola Sant'Anna, capiamo che i numeri sono molto grandi. Oggi avremo anche la presentazione di un'azienda spin-off della scuola Sant'Anna, quindi potremo vedere com'è fatta un'azienda spin-off che nasce alla scuola Sant'Anna. Naturalmente, lo ha detto anche il direttore Barone, noi siamo molto attenti alla valutazione dei nostri risultati, possibilmente quando è fatta da terzi, non ci piace, la definizione scuola di eccellenza a me non piace, soprattutto se ce la diamo da soli, se siamo eccellenti ce lo deve dire qualcun altro, non siamo noi che dobbiamo autodefinirci scuola di eccellenza. Cosa dicono gli altri di noi? Beh, tanto vediamo cosa dicono gli altri, cioè i media del sistema universitario italiano. Io ho trovato un titolo del 2010 su Repubblica che diceva questo: tra le migliori 200 università nemmeno una è italiana. Nel 2016 fortunatamente lo stesso giornale cambia titolo e Università Normale Sant'Anna al top. E fa riferimento naturalmente allo stesso ranking, non sono ranking diversi, è lo stesso ranking, nel 2010 nessuna università era nelle prime 200, ora Sant'Anna e Normale ci sono, a dimostrazione che si può competere a livello internazionale e che si può dare anche un messaggio di fiducia ai nostri giovani che sono quotidianamente esposti a un messaggio che è: in Italia l'università non funziona, in Italia non c'è futuro per chi vuol fare ricerca. Non è vero, in Italia vi sono molte realtà
ben più dei Sant'Anna normale, IUS, ci mancherebbe altro, che sono competitive a livello internazionale e che possono offrire ai nostri giovani un futuro sia nella formazione che nel loro futuro professionale. Il Sant'Anna è una giovane università, l'ho detto poc'anzi, è una università che esiste da 30 anni. Di fatto quest'anno è il nostro compleanno, siamo nati nell'87, siamo nel 2017, sono 30 anni giusti giusti. E siamo al nono posto al mondo tra le università che hanno meno di 50 anni. Nono posto al mondo. Ed è un'agenzia di ranking del Regno Unito che lo dice, non è una cosa fatta in casa. Ci siamo riusciti e se andiamo a vedere com'è il ranking delle piccole università, notiamo una cosa. Al quinto, al sesto posto ci sono Normale e Sant'Anna, nuovamente quinto e sesto posto al mondo. Chi c'è al primo posto? C'è il Caltech, California Institute of Technology. Che dimensione, visto che parliamo di piccole università, che dimensione ha il Caltech? Il Caltech ha circa 2.000 studenti. Che numeri hanno Normale Sant'Anna? Qui mi spiace, IUS non c'è, ma poi vediamo anche i numeri dello IUS. Fate la somma, fate presto, non siamo lontani. Quindi se Sant'Anna da solo è 4 volte più piccolo del Caltech, Sant'Anna e Normale insieme già si avvicinano molto alle dimensioni del Caltech. E il Caltech è al secondo posto al mondo fra tutte le università, quindi usciamo dai ranking di settoriali, piccole università, giovani università, questo è il ranking di tutte le università, al primo posto, e qui troviamo tutti i nomi noti, tutti quelli che ci aspettiamo di trovare in un ranking di università eccellenti, Oxford, Stanford, Cambridge, Harvard, Princeton e così via. Al secondo posto c'è il Caltech, cioè una piccola università, abbiamo visto, un'università che ha 2.000 studenti, quindi non è impossibile avere una piccola realtà accademica che però è ai massimi livelli comparata con tutte le altre università. E qui viene l'idea che abbiamo avuto, un percorso che abbiamo portato avanti negli ultimi anni con lo IUS, con la scuola normale, di immaginare che queste tre realtà accademiche si uniscano per fare meglio il proprio mestiere, fare meglio tutte le cose che vi ho detto, contribuire a valorizzare il merito, il talento nel nostro paese, contribuire alla ricerca scientifica, contribuire all'innovazione del sistema paese. E ora vengo ai numeri, e vi do i numeri complessivi, quindi non vi darò i numeri della Scuola Sant'Anna, vi do i numeri della federazione. La federazione fra le scuole ha oltre quasi 800 allievi che vivono gratuitamente nei nostri collegi, allievi di talento selezionati, come vi ho detto, in base al merito, che hanno questa grande opportunità. Abbiamo oltre 700 studenti di dottorato, tutti con borsa di studio, 400 postdoc, quindi personale di ricerca che si è appena dottorato e che continua la propria esperienza di ricerca alla scuola Sant'Anna, Normale, IUS, o che viene da fuori per fare la propria esperienza di postdottorato. 230 docenti. Insieme, oltre una comunità di oltre 3.000 persone che si dedicano all'attività di ricerca. Quindi, un po' meno piccola. Secondo me, iniziamo a avvicinarci alla giusta dimensione per un'istituzione che non vuole diventare un grande ateneo generalista. Non è questo, non vogliamo neppure essere un piccolo ateneo generalista, noi vogliamo essere una grande scuola universitaria superiore e con questi numeri siamo una grande scuola universitaria superiore che può offrire al sistema paese un modello formativo che è non sostitutivo, ci mancherebbe altro, ma complementare, perfettamente complementare al sistema universitario italiano nel suo complesso. Peraltro ricordo che il sistema universitario italiano costa, o meglio, mi piace dire che l'Italia investe nel proprio sistema universitario circa 7 miliardi di euro e il sistema delle 6 scuole, anche quelle di ricerca dottorale, oggi c'è qui il direttore dell'IMT di Lucca, che è una scuola dottorale, investe 100 milioni. Quindi il sistema delle scuole in Italia costa 100 milioni di euro sui 7 miliardi investiti nelle università, quindi
è un costo, un investimento, direi che può essere aumentato, Ministra? Probabilmente sì. Beh, ma penso che la invitino spesso per questi, anche per questi motivi. Cosa facciamo insieme? Cosa facciamo già insieme e cosa vogliamo fare insieme? Facciamo il progetto di mobilità sociale merito, non dico nulla perché Sabina dirà molto su questo. Facciamo l'orientamento alla scelta universitaria insieme e quindi offriamo con una unica voce, cerchiamo di non attrarre studentesse e studenti alle scuole, ma di fare orientamento alla scelta universitaria. Le nostre scuole di orientamento non sono pubblicità per le scuole, sono scuole di orientamento alla scelta universitaria, per evitare che vi siano errori nella scelta del percorso di studi. Facciamo corsi di dottorato congiunto, l'ho detto poc'anzi, questa è la foto dell'altro ieri, quando abbiamo consegnato la laurea honoris causa al Nobel Stiglitz. Questo è un percorso di dottorato congiunto fra Sant'Anna e IUS. E cos'altro vogliamo fare? Beh, vogliamo fare queste cose, vogliamo fare ricerca scientifica, dottorato, trasferimento tecnologico, valorizzare il merito, fare innovazione, cultura. Pensando di poterlo fare al meglio insieme, anche perché insieme copriamo tutte le aree disciplinari, pensiamo di poterlo fare meglio insieme perché abbiamo più massa critica, pensiamo di poterlo fare meglio insieme perché il sistema dei collegi pavesi insieme al collegio, il sistema dei collegi presente a Pisa può offrire opportunità di studio a molti giovani di talento nel nostro paese. Chiudo con la immagine che è simbolo di questo, dell'evento di oggi, dicendo che è una bella immagine perché è un dipinto giapponese, è stato tradotto dalla tradizione all'innovazione, dal passato al futuro. La federazione nasce dalla tradizione, indubbiamente, la tradizione storica della Scuola Normale Superiore di Pisa, la tradizione del sistema dei collegi pavesi, innovazione portata a questo sistema dalla nascita della Scuola Sant'Anna, ma insieme queste tre scuole decidono di passare a una fase nuova che, senza rinnegare naturalmente la tradizione, va verso l'innovazione del sistema, non resta prigioniera di una tradizione di individualità e ciascuna di queste scuole, ci tengo a dirlo, nell'intraprendere questo percorso rinuncia a un po' della propria autonomia. Rinunciamo a un po' di potere decisionale perché pensiamo che questo sia un passaggio fondamentale per far crescere le scuole, le nostre scuole, e con esse il sistema universitario italiano. Grazie. La prossima parte verrà gestita dalla dottoressa Guidi, ci saranno delle brevi presentazioni di alcune spot delle tre scuole che riteniamo tutti assieme particolarmente rappresentativi e interessanti, per cui lascio Elisa gestire. E do la parola alla professoressa Donatella Della Porta, preside dell'Istituto di Scienze Umane e Sociali della Scuola Normale Superiore di Firenze, con un intervento sullo sviluppo del polo formativo di eccellenza nella scuola normale presso la sede di Firenze, in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna. Grazie. Grazie Elisa, buongiorno a tutti, buongiorno Ministra, buongiorno direttori e buongiorno colleghi. Vi stupisco come sociologa perché non ho un PowerPoint per questa volta, e una delle ragioni per cui non ho il PowerPoint è che parliamo soprattutto di futuro, di progetti che dobbiamo sviluppare da una situazione che è al contempo piccola e molto dinamica. Io
rispetto a queste cifre Firenze è ancora un'istituzione con una dimensione limitata. Un professore ordinario io, che prendo un po' tutti i tipi di cappelli nelle varie situazioni, 4 professori associati, 6 ricercatori, 15 assegnisti, una quarantina di studenti. E siamo giovanissimi, ancora più piccoli, 3 anni stiamo per dottorare quest'anno i nostri primi dottorati. Però siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, ambiziosi per i progetti futuri e fiduciosi, speranzosi rispetto alla nostra capacità di realizzarli. Dei progetti di sviluppo insieme al Sant'Anna ho parlato in questi giorni soprattutto col mio omologo preside della Facoltà di Scienze Sociali, della classe di Scienze Sociali, Giulio Bottazzi, e abbiamo discusso di tantissimi progetti che possiamo sviluppare. Quello che vorrei dire oggi brevemente è un po' quello che abbiamo già fatto a Firenze, quello che potenzialmente possiamo fare insieme alla Scuola Sant'Anna in 2 direzioni, sia al corso di ordinario insieme all'Università di Firenze, sia in prospettiva di sviluppare dei progetti postdottorali e di ricerca. Quindi quello che abbiamo fatto un dottorato di ricerca in scienze politiche e sociologia che secondo me dà già molte ragioni di orgoglio e di fiducia rispetto al futuro. Abbiamo fatto diverse scelte nel corso di questo sviluppo di dottorato. Abbiamo scelto di avere un dottorato ampio nelle scienze politiche e nella sociologia, con un fuoco transdisciplinare. Abbiamo cercato anche di sviluppare un progetto metodologicamente pluralista, che secondo me è molto importante anche nel rapportarsi con le altre discipline. Noi siamo al contempo attenti alla dimensione delle discipline quantitative, ma anche alla ricerca qualitativa, e vogliamo andare al di là delle guerre tra queste metodologie, cercando di sviluppare una triangolazione sinergica tra le diverse fuochi e metodologie disciplinari. E credo che questo per il nostro inserimento nella scuola rappresenta anche un punto di forza e una ricchezza, la possibilità di comprendere dal punto di vista metodologico e anche una possibilità di comprendere dal punto di vista dei contenuti disciplinari. Siamo un dottorato che si è aperto molto a livello internazionale, un dottorato in inglese con tantissime domande che vengono da fuori dall'Italia e da fuori dall'Europa, ma è anche un dottorato che ha un'attenzione all'analisi cross-nazionale e multilivello dal punto di vista della problematicità di governo a livello locale, nazionale e sovranazionale. Ed è un modello ricco, secondo me, di dottorato, perché in linea con i dottorati della scuola ci dà la possibilità di sviluppare un modello strutturato con insegnamenti che non è tipico di tutti i dottorati, insegnamenti metodologici e sostantivi, obbligatori e facoltativi, con l'intenzione riuscita di tenere gli studenti collegati alla scuola in tutti i 4 anni del loro percorso. Però al contempo, oltre ai corsi strutturati, facciamo anche molta attenzione al monitoraggio diretto, a un mentoring di gruppo spesso sugli studenti. E anche le tematiche e le opzioni, le potenzialità di un'interazione con la Scuola Sant'Anna sono anche molto ricche per un orientamento che abbiamo rispetto ai problemi. Nelle scienze sociali si parla spesso di ricerca orientata alle teorie, ai metodi o ai problemi. Senza essere specializzati nella ricerca applicata, però una delle peculiarità del nostro dottorato nelle scienze sociali è quello di cercare di affrontare una serie di sfide e innovazioni che sono necessarie nella nostra società e nella politica. Quindi
tematiche come l'apertura di canali di partecipazione all'interno di democrazie che vedono sempre di più sfide in termini di capacità di rappresentare e sviluppare fiducia da parte dei cittadini. Un'attenzione a tematiche di società civile e di organizzazioni non governative che rappresentano una ricchezza se si trovano canali di integrazione tra la società e la politica stessa. Un'attenzione alla sfera pubblica, alla comunicazione, ma soprattutto attenzione alla capacità di istituire istituzioni che vengono definite spesso di sorveglianza rispetto a chi ha il potere, che possano portare ad aprire canali di partecipazione per i cittadini. E anche un'attenzione multilivello che si è sviluppata attraverso anche lo sviluppo di temi di ricerca collegati al mio ERC project su mobilitazioni dal basso e Mobilizing for Democracy era il tema. Ecco, questo è quello che stiamo facendo finora. Il progetto con il Sant'Anna si sviluppa su due dimensioni. Da un primo punto di vista quello di cercare di integrare una serie di tematiche che sono importanti per noi e che sono state sviluppate anche nelle scienze sociali al Sant'Anna. Do alcuni esempi. In tutte e due le scuole facciamo attenzione, stiamo sviluppando progetti sulla evoluzione nel modello di rapporto tra Stato e mercato, sugli effetti della robotica e delle innovazioni che sono effetti che riguardano l'industria ma che riguardano anche la società nel suo complesso. Facciamo attenzione anche a problemi che riguardano i diritti umani, a problemi che riguardano i diritti di cittadinanza dei cittadini. Per fare qualche esempio, conferenze che abbiamo svolto di recente sono state sulle azioni in solidarietà ai rifugiati, sono state sulle sfide all'Unione Europea, ma sono state anche sui populismi, sulla xenofobia e così via. Quindi queste sono, credo, tematiche in cui l'attenzione nostra a Firenze, soprattutto sulla scienza politica e la sociologia, e l'attenzione al Sant'Anna sulle dimensioni economiche, giuridiche e anche di scienza politica collegate a questi problemi è di importanza fondamentale anche per invertire un trend che c'è nelle scienze sociali rispetto a una specializzazione. La specializzazione è importante, però per capire fenomeni complessi come le grandi trasformazioni nelle tecnologie, gli effetti a livello politico e gli effetti a livello sociale, c'è bisogno di una convergenza di discipline di tipo diverso. I progetti infatti che pensiamo e speriamo di sviluppare insieme sono progetti che riguardano le sfide all'Europa, le sfide alla democrazia, le trasformazioni generali nel capitalismo, e questo in relazione sia a ricerche già in essere sia a ricerche da sviluppare e in relazione anche alle diverse tipi di integrazione tra offerta formativa da una parte e possibilità di ricerca dall'altra. Su questo c'è un interesse intanto a trasformare lo sviluppo di Firenze nella direzione di un corso ordinario che permetta, attraverso una collaborazione tra queste diverse discipline delle scuole, di offrire non solo il dottorato di ricerca di cui parlavo già, ma anche la possibilità di integrare studenti diversi tipi di corsi all'interno dell'Università di Firenze stessa, quindi di istituire a Firenze un corso ordinario che assuma studenti di studi internazionali ed europei, di scienze politiche e processi decisionali, di sociologia e ricerca sociale.
In questo, secondo noi, può essere estremamente utile anche l'integrazione territoriale con l'Università di Firenze, da cui vengo, con le altre istituzioni che sono presenti a Firenze, come l'Istituto Universitario Europeo e anche molte sedi locali di istituzioni internazionali, e di dare una prospettiva di sviluppo territoriale integrato della sede fiorentina rispetto anche alle altre università toscane. Questa dimensione di sviluppo di un'interazione con l'Università di Firenze e di creazione di corsi ordinari a livello di lauree biennali è secondo noi assolutamente importante. Altro elemento importante sono i progetti postdottorali che si potranno sviluppare all'interno della sede fiorentina. In particolare un elemento importante per lo sviluppo dell'Accademia in Italia è quello di avere dei centri Advanced Studies che permettano la partecipazione di docenti di diversi paesi in un ambiente interdisciplinare. E questo è uno degli elementi che credo a Firenze si potrebbe sviluppare in maniera particolarmente ricca su tematiche che appunto possono essere transdisciplinari, orientate all'attenzione al mercato, allo Stato, alla società e che coinvolgano discipline di tipo diverso. Studio quindi transdisciplinare, pluralismo metodologico, apertura internazionale, cosa abbiamo e cosa ci serve. Ecco, ci serve naturalmente risorse per crescere e queste sicuramente sono già in arrivo con un progetto di sviluppo della sede fiorentina. Ci servono risorse dal punto di vista locali, ma ci servono anche risorse dal punto di vista dello sblocco di alcune di alcuni processi di reclutamento che già sono stati avviati. Quindi occorre, per esempio, per noi fondamentale importanza completare l'iter delle chiamate dirette. Su 5 docenti che fanno parte adesso della sede fiorentina, ne abbiamo 2 che da un anno quasi da un anno e mezzo, sono in corso di avvicinamento, ma con un processo di chiamata diretta che è molto lungo e faticoso. Per noi rappresenta circa un terzo del corpo docente, quindi è stato un investimento molto importante, un segno anche di affermazione dell'istituzione fiorentina, quella di avere l'attenzione da parte di docenti di università straniere, e sarà molto bello quando questi docenti potranno intervenire, proprio perché ci aiuteranno a dare visibilità a un'istituzione, a una parte delle istituzioni che si sta sviluppando rapidamente, ma che è ancora appunto molto piccola e bisognosa di sostegno. Avremo bisogno di sviluppare certamente ancora, di completare l'iter necessario a offrire un'offerta competitiva rispetto ad altre istituzioni in materie come la sociologia e le scienze politiche, ma avremo anche molto bisogno di introdurre iniezioni transdisciplinari o cross-disciplinari all'interno di una sede che vorrebbe espandersi sulle scienze sociali, concentrando l'attenzione su alcuni di quei problemi di sociali, politici, economici di cui avevo parlato prima. Siamo appunto orgogliosi di alcuni risultati, perché nonostante la nostra giovanissima esistenza e piccolissime dimensioni, in termini di reclutamento per il dottorato, in termini di reclutamento per i colleghi, abbiamo raggiunto livelli di competitività in linea con quelli delle 3 scuole. Appunto, speriamo di poter crescere, siamo sicuri che l'investimento nella federazione è anche un investimento nel collegamento a livello regionale
collegamenti e rapporti con le istituzioni toscane e oltre le istituzioni toscane, è un investimento anche che secondo me è particolarmente importante nel dare una dimensione internazionale a molte delle istituzioni italiane, perché credo che quando si guarda ai ranking un elemento importante è che istituzioni come Oxford o Caltech sono istituzioni che sono localizzate in alcuni paesi e certamente hanno anche un forte radicamento in quei paesi, ma sono anche istituzioni multilivello, nel senso che contemporaneamente hanno anche aspirazioni internazionali che sono riflesse nel tipo di partecipazione alle istituzioni a tutti i livelli. E questo credo che sia una dimensione importante. In Italia non c'è stata tradizionalmente molta attenzione alla politica culturale internazionale, un'operazione come l'accrescimento, la cooperazione tra le istituzioni di eccellenza può sicuramente andare anche nella direzione di una presenza e visibilità internazionale che è importante per il Paese. Grazie. E do la parola ora alla professoressa Sabina Nuti della Scuola Superiore Sant'Anna con una relazione sui nuovi progetti congiunti di mobilità sociale. Buongiorno a tutti. In realtà questa presentazione sarà molto breve perché la Ministra conosce già questa iniziativa, visto che è stata presentata, i suoi risultati sono stati presentati a Roma il 3 di marzo e quindi andrò molto rapida per comunque diffondere l'informazione anche agli altri presenti. Ricordo che questo progetto Mobilità Sociale e Merito è partito alla Scuola Sant'Anna 3 anni fa. Ed è stato un progetto che ha coinvolto gli allievi della scuola e il corpo docente, gli amministrativi della scuola, per cercare di dare un contributo al difficilissimo tema della mobilità sociale collegata al merito. Questo progetto ha permesso di selezionare circa 300 studenti delle scuole superiori, di licei e scuole tecniche presenti in 5 regioni italiane, dai luoghi un pochino più difficili come per esempio Scampia, Palermo oppure la Sardegna, alcune aree della Lombardia e alcune aree della Toscana. E con il corpo docente di queste scuole sono stati selezionati allievi particolarmente capaci, bravi, ma con genitori con il titolo di studio basso. L'obiettivo di questo progetto era di supportare attraverso un processo di orientamento questi giovani studenti alla scelta universitaria. Sapevamo, grazie alla collaborazione con gli esperti del MIUR e con il corpo docente di queste scuole, che la sfida era complessa, perché normalmente la maggior parte di questi studenti di talento non arrivano all'università. Sappiamo che la percentuale che con coraggio poi cerca di trovare la sua strada poi all'università è veramente molto molto bassa. E quindi la sfida è di provare attraverso un processo di orientamento nuovo che aveva l'obiettivo di affiancarsi a quello che già le scuole stavano facendo, si poteva ottenere dei risultati più soddisfacenti. E i risultati sono stati davvero sorprendenti. Intanto davvero questi studenti individuati in classe nella terza liceo erano davvero studenti particolarmente bravi, hanno avuto dei risultati alla maturità molto elevati, nettamente più alti della media nazionale, quasi tutti dal 90 al 100, ma la cosa più interessante è che questi studenti si sono poi iscritti all'università nel 90% dei casi, con una percentuale veramente significativa.
Bene, l'idea è di replicare questo progetto. Questo progetto si è basato soprattutto sul rapporto peer-to-peer degli allievi della Scuola Sant'Anna che si sono presi carico di supportare il processo di orientamento grazie alle nuove tecnologie e anche a una serie di visite reciproche di questi studenti segnalati dalle scuole superiori secondarie. E da questo progetto molto ampio, che ha visto anche la collaborazione delle aziende, delle istituzioni e delle scuole stesse, tutti gli attori coinvolti hanno imparato una cosa molto importante, a mio avviso, e cioè che lavorare sulla mobilità sociale per valorizzare il merito può essere un'iniziativa win-win che permette di portare un contributo fondamentale al nostro sistema paese, perché permette di creare valore nella sua concezione più ampia. E quindi la discussione al termine di questo progetto nel far diventare questa linea di azione una linea fondamentale anche per la federazione delle tre scuole. Devo dire che la condivisione è stata immediata e questa idea di lavorare non solo per l'orientamento ma dargli una marcia in più ai processi di orientamento che sono sempre stata una delle missioni delle nostre scuole, far diventare il tema dell'uguaglianza dei meritevoli anche nell'accesso all'eccellenza è stato un tema fondamentale. E quindi l'obiettivo di questo mio intervento oggi è di ragionare insieme se è possibile passare da una fase progettuale a una fase più sistematica, in modo da fare in modo che questo diventi una linea di azione permanente per ora delle nostre tre scuole federate, ma poi in futuro di tutto il sistema universitario. Le linee che abbiamo previsto di seguire sono quella di, fra virgolette, di contaminazione del lavoro che da sempre le scuole hanno fatto in tema di orientamento, e quindi quest'anno i tre corsi, le tre scuole federate che organizzano dei corsi di orientamento congiunti vedono per la prima volta nei criteri di selezione affiancati a tutti gli altri, sono chiaramente il merito e il profilo degli allievi, anche il titolo di studio dei genitori, in modo da in qualche modo tenere questa direzione sistematica anche nel nostro lavoro quotidiano a favore dell'orientamento. E poi prevedere integrata a questa una linea, una seconda linea di azione più individuale che abbiamo chiamato Adotta il Talento e che potrebbe prevedere un'azione di affiancamento che parta un po' prima, non si aspetti la fine della quarta liceo per poter in qualche modo individuare ragazzi che possono avere maggiori problematiche in termini di orientamento per arrivare all'università, ma intercettare questi ragazzi prima in collaborazione con le reti delle scuole, in modo da poter attivare dei processi peer-to-peer che permettano anche un processo formativo per i nostri allievi stessi, perché una cosa che abbiamo imparato è che questo percorso di orientamento e di formazione per i giovani talenti che possono avere più problemi derivanti dal contesto familiare di appartenenza, in realtà è un percorso formativo fondamentale anche per i nostri allievi, che si rendono conto di che cosa vuol dire avere meno possibilità, date il contesto geografico da cui provengono o la famiglia da cui provengono, e che imparano a interagire con una serie di problematicità che sono assolutamente formative poi per il loro ingresso successivo nel mondo del lavoro. E quindi qual è la sfida? La sfida è di provare ad arrivare, certamente non potremmo avere una possibilità di azione molto ampia perché i numeri sono quelli che sono, però forse a regime potremmo arrivare anche a poter tutorare a un numero massimo di 500 studenti che hanno queste caratteristiche, alto merito e basso titolo di studio dei genitori per facilitare questo ascensore sociale, ma come giustamente ci ha detto il 3 di marzo la ministra, non solo, è proprio una crescita della persona. E aiutarli nel supportare tutto il fabbisogno anche informativo, perché badate, molte volte il blocco dipende semplicemente molte volte dalla mancanza di informazioni. Questo guardo gli allievi del Sant'Anna che hanno lavorato con me in questo progetto, sanno che questo è uno dei primi
problemi. Molte volte i docenti delle scuole di appartenenza non sanno bene nemmeno le regole del gioco per l'accesso all'università, che noi sappiamo bene che sono cambiate moltissimo negli ultimi anni, e quindi difficile aiutare. Mentre la famiglia che ha genitori laureati sa trovare la sua strada, sa trovare che cosa studiare, come prepararsi ai test di ammissione e così via. Quindi una problematica informativa e poi una problematica di fiducia. Questi studenti che abbiamo incontrato a Scampia, a Palermo, in Sardegna, hanno un grande problema di fiducia, come diceva il nostro rettore. Pensano che non ci sono possibilità, che è inutile tentare perché non ce la faranno. Allora l'idea di essere presi in carico da ragazzi che, tra virgolette, comunque una strada l'hanno trovata e che hanno puntato sulla valorizzazione del merito è un'iniezione di fiducia che nessun adulto potrà dare. Perché è come il fratello maggiore che si prende carico del suo compagno e lo accompagna appunto alla scelta che può cambiare la sua vita, quella dei suoi genitori, quella della sua famiglia e quella del territorio da cui proviene. E quindi cosa fare? Le scuole secondarie superiori possono fare la loro nell'aiutarci a individuare questi ragazzi meritevoli, e su questo bisogna ricreare un patto tra università e corpo docente di queste scuole che ci aiutino a capire dove noi possiamo fare un lavoro integrativo a loro. È chiaro che il sistema di istruzione è fortemente focalizzato alla problematica di ridurre la percentuale di abbandono, sappiamo che è un tema di grandissima rilevanza, ma questo non può dimenticare la problematica dei ragazzi di alto merito che possono fare la differenza poi per il nostro sistema paese. Quindi affiancare a tutte le azioni che si stanno facendo per ridurre la percentuale di abbandono anche delle linee di azione che permettano di portare all'università i ragazzi di alto merito. E quindi da questo punto di vista questo è quello che chiediamo al sistema delle scuole, una rete che sappia dove segnalare, dove indirizzare questi ragazzi che possono aver bisogno di un'integrazione, di orientamento rispetto ai percorsi tradizionali. Le scuole universitarie superiori possono assolutamente impegnarsi per far sì che tutti gli allievi interessati a provare a fare questo progetto di coaching trovino una strada, considerando che questa attività è un'attività di per sé formativa. Perché non è per formare, aiutare la persona a diventare persona appunto capace di dare un contributo nel mondo, sono importanti le discipline, sono importanti i saperi, ma sono importanti anche le competenze e saper lavorare nel contesto socio-economico in cui siamo chiamati a vivere. E quindi anche queste sono iniziative formative. Insieme questi allievi possono lavorare in questo percorso di coaching peer-to-peer che in parte sfrutta le nuove tecnologie che permettono un contatto online con questi allievi e dall'altro anche prevedere dei momenti di incontro presso le nostre scuole e presso le scuole secondarie e superiori. Per partire riteniamo importante costituire una cabina di regia, un osservatorio che possa prevedere non solo la presenza delle scuole superiori, delle scuole universitarie e del Ministero, ma anche di tutte quelle aziende, istituzioni pubbliche e private, fondazioni che in questi 3 anni abbiamo incontrato nel nostro percorso e che ci hanno dato piena disponibilità a lavorare su questo tema. E quindi crediamo che possa diventare in piccolo, ma l'inizio di un patto di sistema che permetta di rafforzare ancora di più la mobilità sociale e merito come una missione del nostro sistema. Questa è una frase che riporto della ministra Fedeli a Roma, che ci ha ricordato che appunto non è tanto importante la mobilità sociale solo come un obiettivo di concretizzare delle iniziative che facilitino l'ascensore sociale nel nostro contesto, ma qui stiamo parlando proprio della possibilità di realizzare la persona nel pieno delle sue potenzialità. Che cosa possiamo pensare di costruire insieme al Ministero? Beh, sicuramente
sostenere questa iniziativa in modo che passi da una logica progettuale a una episodica, a una logica sistematica, e quindi che diventi da progetto a programma, che diventi parte fondante della missione delle scuole di eccellenza. E in questo senso prevedere, partendo da queste scuole che possono dare l'esempio, ma poi perché no allargarlo a tutto il mondo universitario, che dare il contributo alle scuole secondarie per facilitare l'arrivo all'università dei ragazzi che lo meritano e che hanno le potenzialità per farlo diventi un obiettivo di tutto il sistema di istruzione e della ricerca, e quindi le università che riescono a farlo e che riescono a dare il contributo in questo senso che siano valorizzate nei processi di valutazione degli atenei stessi, che sia un altro degli elementi da includere nel processo di valutazione. Quindi, ultimo punto, partire con la costituzione di una cabina di regia che possa effettivamente fin dal settembre del 2017 mettere in piedi l'iniziativa e promuovere questo progetto con modalità permanenti. Grazie. Do la parola ora al professor Andrea Ferrara della Scuola Normale con una relazione sul tema il progetto IRC Interstellar, le buone prassi nella ricerca internazionale al servizio della federazione. Bene, buongiorno a tutti, buongiorno Ministra. Quello di cui vorrei parlare oggi è in realtà sono alcune considerazioni, alcune riflessioni sul perché fare ricerca fondamentale, e poi vorrei anche proporre giungere a tre risposte che vi darò alla fine. Allora, parlare di ricerca fondamentale oggi più che mai è parlare dei programmi ERC, gli European Research Council Grants. Che cosa sono? Sono dei finanziamenti alla ricerca fondamentale, sono erogati su base competitiva, che vengono presentati da ricercatori che lavorano o hanno intenzione di trasferirsi in Europa per lavorare. I progetti hanno una caratteristica, che sono investigation driven, nel senso che la direzione e la definizione del progetto stesso e del campo di ricerca viene forgiato dal ricercatore, che individua anche quali sono le linee fondamentali della ricerca stessa. Quindi è il ricercatore che forgia il suo proprio campo e giustamente l'unico criterio di selezione è l'eccellenza. Bene, allora vediamo qual è, in termini un po' più concreti, qual è stato il budget del 2017 per questo tipo di ERC grants. Come sapete, gli ERC sono divisi in tre segmenti che si chiamano Starting, Consolidator e Advanced, che corrispondono a differenti gradi di esperienza del ricercatore, andando da quello più giovane a quello più esperto. Questi tre segmenti hanno avuto un finanziamento che praticamente è molto simile e in totale corrisponde a 1.747 milioni di euro, un investimento davvero ingente, che sono serviti a finanziare circa un migliaio di questi grants, suddivise più o meno equamente tra i tre segmenti, come dicevo. Bene, questo è il quadro europeo. L'Italia cosa fa? L'Italia ha un analogo, se vogliamo pensarlo così, dell'IRC nel PRIN, cioè i progetti di ricerca di interesse nazionale, che nell'ultima sua erogazione nel 2015 ha stanziato 91,9 milioni di euro, che corrispondono al 5,2% di quello che l'Europa ha stanziato nell'IRC. Il finanziamento del PRIN sostanzialmente sostiene networks di gruppi costituiti da svariate decine di ricercatori e che quindi corrisponde un po' a una polverizzazione, no, delle risorse, una polverizzazione dei tipi di ricerca anche sostenuti. L'altra differenza sostanziale è che la cadenza del PRIN è abbastanza imprevedibile, mentre quella dell'IRC è su base strettamente annuale. Questo, come capite, aiuta non poco la programmazione della ricerca. L'Italia e l'IRC, abbiamo visto l'IRC, abbiamo visto l'Italia, mettiamoli insieme. Che cosa impariamo? Beh, impariamo che se noi facciamo una statistica di come si ripartiscono i finanziamenti in Europa, l'85% di questi finanziamenti vanno a paesi, nazioni europee dell'Ovest, quindi parliamo di Inghilterra, Francia, anche Germania,
mentre le nazioni del sud e dell'est Europa ottengono rispettivamente il 13% e il 2%, tra il 13% ovviamente c'è anche l'Italia. Allora, questa situazione è stata analizzata con attenzione in un testo che vi invito a guardare dalla Euroscientist Observatory, che è un osservatorio della ricerca fondamentale europea, che ha scritto questa frase che cito perché è molto importante e ve la leggo anche in inglese e poi la commenterò. Researchers in these countries, cercano di spiegare questa situazione, may appear to lack excellence. The reality is much more mundane. It is very difficult for scientists in these countries to keep with the forefront of research without adequate funding for travel, books and research equipment. La frase più importante è questa: they easily become isolated from the rest of the scientific community. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se a livello nazionale non c'è un finanziamento minimo indispensabile per i ricercatori, non per eccellere necessariamente, ma per restare attaccati, restare in contatto con la ricerca di eccellenza, che è quella che giustamente viene finanziata, questi ricercatori si trovano isolati e muoiono. Bene, allora, vediamo qual è la situazione, fotografiamo la situazione. Fortunatamente ci sono delle statistiche, io come scienziato le amo, quindi vi tedierò un pochino con due sole slide, con dei numeri che però sono molto importanti, perché rappresentano qual è un problema che vado a individuare dell'Italia rispetto alla ricerca in campo europeo. Questa statistica mostra il numero di borse ERC Advanced del 2016, quindi dell'anno scorso, che sono state date a diversi paesi, ma facciamo in ogni, quindi vedete l'Italia è quella con scritta IT, e facciamo una divisione tra ricercatori che hanno portato la loro ERC italiana, cioè hanno portato la loro ERC in Italia, stando già in Italia oppure venendo dall'estero. Quindi il verde significa che 11 su delle 12 ERC che l'Italia ha avuto corrispondono ai ricercatori italiani che già stavano in un'istituzione italiana. Soltanto uno è venuto dall'estero in Italia portando la sua ERC. Questa statistica è, come vedete, se confrontate con la Germania e l'Inghilterra, è abbastanza preoccupante, perché invece negli altri paesi la percentuale di attrazione di ricercatori stranieri è molto più alta. Quindi questo è un problema, cioè l'Italia non è sufficientemente attrattiva e dobbiamo ragionarci. Il secondo punto, che è il rovescio della medaglia di quello che ho appena detto, è la cosa seguente: questa è la stessa statistica, però che riguarda il numero di borse ERC che l'Italia ha avuto in totale a ricercatori italiani, non importa dove sono andati a finire. Quindi l'Italia ha avuto 16 italiani hanno avuto un ERC, 4 dei quali sono andati a portare la loro ERC all'estero, cioè è quello che noi chiamiamo la fuga dei cervelli. I numeri sono piccoli, o il brain drain, come esiste. Quindi noi abbiamo che 4 su 16 degli italiani che sono riusciti ad avere un ERC l'hanno portato in un'istituzione straniera. È tanto? È poco? Non è così preoccupante, molto meno preoccupante quello che guarda la statistica precedente, perché se voi guardate ad esempio la Germania, ha il 30% dei suoi ricercatori, 30% dei ricercatori tedeschi sono andati all'estero, molto più di noi, quindi sembra che in teoria la Germania abbia una fuga dei cervelli maggiore della nostra. Quindi ribadisco che secondo me il problema principale è quello precedente, cioè se l'Italia è attrattiva o meno. Questo è un punto importante. Allora, la scuola normale in questo contesto, abbiamo visto l'Italia, guardiamo la scuola normale, noi abbiamo ricevuto 9 borse ERC di diverso tipo, 7 advanced e 2 starting, equamente ripartite tra scienze e lettere, 5 e 4, in varie discipline che vanno dalla matematica, alla chimica, alla cosmologia, filosofia, letteratura, quindi molto ben distribuita, il che significa che la qualità generale della scuola è molto alta, in tutte le aree. Ora, stiamo facendo bene o stiamo facendo male? Questa è la prossima domanda. Direi che stiamo facendo bene, almeno localmente. Vediamo perché. Allora, nella tabella bianca vedete che l'anno scorso sono state presentate 2.404 progetti di richiesta di ERC. Quanti sono stati finanziati? 231. Questo a livello europeo, globale, tutto, totale. Rate di successo 9.6%.
Quindi la media globale dell'IRC, normalmente il rate di successo è 9.6%. L'Italia cosa ha fatto? L'Italia è riuscita ad arrivare solo al 5%, siamo sotto media. E questo non è una bella cosa. Tra parentesi, se noi ci confrontiamo non con l'Inghilterra, ma con l'Università di Cambridge, una università, l'Università di Cambridge ha avuto un rate di successo del 4.8%, cioè quasi quanto l'Italia da sola. Ha avuto 87 IRC grants rispetto ai suoi 1814 docenti. La scuola ha 9 grants su 82 docenti, 11%. Questo è un risultato che ci inorgoglisce molto e ci fa ben sperare, anche se purtroppo noi teniamo all'Italia ancora più che alla scuola, quindi è bene che anche i numeri italiani crescano. La ricerca fondamentale non è soltanto avere finanziamenti, ha un impatto sociale molto forte. Noi lo vediamo, ad esempio voglio citare un caso che mi ha colpito molto nella mia attività anche come prorettore al placement, di cosa succede dei nostri ragazzi che vengono, che poi scelgono di fare strade diverse da quelle per cui hanno iniziato. Ad esempio, uno inizia a studiare fisica, però poi si accorge che magari vuole fare qualcos'altro. E abbiamo molti casi di ragazzi che sono a un certo punto, si fanno delle domande, cominciano a dubitare il loro percorso. Allora noi li seguiamo con dei percorsi diciamo di orientamento, che ne abbiamo fatti 135 individuali, persona per persona, dal 2006. E questi 135 ragazzi hanno trovato delle soluzioni per la loro carriera, per la loro vita, che sono affascinanti. E ci sono delle storie, ognuna delle quali meriterebbe il capitolo di un libro. Sono delle success story della scuola normale. Ad esempio, abbiamo uno storico dell'arte che è diventato un business intelligent manager da Christie's, oppure abbiamo un filosofo che lavora come analista alla Walt Disney, oppure abbiamo uno scienziato politico che è diventato un data analyst all'ENI. Cioè ci sono delle storie bellissime dietro ognuna di queste e noi stiamo tentando di raccogliere. Questo dimostra che la formazione e la ricerca, anche fondamentale, poi generano una capacità così elevata nei ragazzi che formiamo, che sostanzialmente sono in grado di fare quasi qualsiasi cosa e di eccellere in qualsiasi disciplina o in qualsiasi attività poi sceglieranno di continuare nel futuro, perché hanno un metodo e perché hanno un background, sanno ricercare, sanno individuare i problemi, problem solving, ma anche un background culturale molto forte. Vado verso la conclusione e ricordo che oltre all'impatto sociale c'è anche un impatto economico. Questo è un estratto da una ricerca fatta, da un rapporto fatto dall'agenzia Deloitte su mandato della Società Italiana di Fisica, dell'INFN, dell'INAF, che dice dei numeri, che trova qual è l'impatto economico dei settori che sono basati sulla fisica. Questa era sulla fisica, ma potremmo fare lo stesso discorso per la chimica, per la biologia o quant'altro. L'impatto economico nel 2011, quando la ricerca è stata fatta, è di 1,5 milioni di posti di lavoro che sono basati sulla fisica, sono basati sulla conoscenza di ciò che hanno alla base la conoscenza della fisica. Questo corrisponde al 6% dell'impiego italiano nel 2011 e al 7,4% del PIL dell'Italia nel 2011. Dove vanno a finire queste persone che hanno questo background della ricerca nella fisica e nelle scienze fondamentali? Vanno nel 49% nella manifattura, 22% nei trasporti e comunicazioni, 16% nelle utilities e 8% nei servizi commerciali, che includono anche ricerca e sviluppo. Quindi c'è un impatto della ricerca fondamentale estremamente forte. Concludo con l'ultima slide, non potevo esimermi da dirvi che cos'è il mio progetto di ERC Advanced Grant che mi è stato assegnato quest'anno. Il progetto è lo studio dell'universo primordiale, 13,5 miliardi di anni fa. Come lo faremo? Lo faremo usando simulazioni cosmologiche fatte ai supercomputer che si combinano con gli strumenti e i telescopi più avanzati come il James Webb Space Telescope, che sarà il successore del telescopio Hubble, e con quelli già operativi come l'Atacama Large Millimeter Array che sta in Cile. Usando tutto questo cercheremo di capire quali sono state le origini del nostro universo e tra 5 anni sarei molto contento di raccontarvelo, magari davanti allo stesso ministro. E
Alla fine concludo con le tre risposte che vi avevo promesso. Perché fare ricerca fondamentale? Perché è una sfida intellettuale per la conoscenza, perché ha un grande impatto sociale, perché produce benessere e progresso. Grazie a tutti. Interviene adesso Lucia Lencioni della Scuola Superiore Sant'Anna, socia fondatrice e AD di Wearable Robotics, con un intervento appunto sulla spin-off Wearable Robotics, le buone prassi del trasferimento tecnologico al servizio della federazione. Buongiorno a tutti, buongiorno Ministra. Io questa mattina vi parlerò di Wearable Robotics, è una spin-off della Scuola Sant'Anna. Per andare avanti come si fa? Questo? Wearable Robotics cosa fa? Progetta e realizza esoscheletri robotici per la riabilitazione, per l'amplificazione della forza e per l'ausilio al movimento. E cerchiamo di farlo rimanendo sempre alla frontiera della ricerca, e quindi per noi è fondamentale il rapporto stretto con la Scuola Sant'Anna. Siamo 7 soci. 6 sono ingegneri meccanici e 1 è un economista. E 2 di essi sono professori della scuola, quindi sono advisor scientifici della società. E poi ci sono 3 soci che lavorano invece a tempo pieno. Io, che faccio l'amministratore della società. E Fabio Piazza, che invece si occupa di commerciale e marketing. E Fabio Salcedo, che invece è il nostro ingegnere tecnico responsabile. La nostra storia è una storia relativamente breve. Siamo partiti nel 2013 perché abbiamo vinto un premio Marzotto come migliore idea di startup innovativa. Abbiamo vinto 250.000 euro che ci hanno permesso di fondare la società. E nel 2014 ci siamo costituiti come SRL, spin-off della Scuola Sant'Anna e startup iscritta alla Camera di Commercio come startup innovativa. E subito abbiamo iniziato una trattativa con la Scuola Sant'Anna per acquisire in licenza esclusiva 6 brevetti, che sono una famiglia di brevetti che coprono tutte le nostre applicazioni e che adesso stiamo cercando di acquisire definitivamente. Abbiamo 2 prodotti che sono pronti per il mercato, che poi vi illustrerò, che sono il Trackhold e l'Alex, che sono 2 esoscheletri per la riabilitazione dell'arto superiore e che sono in via di certificazione CE per il mercato. Nel 2015 abbiamo conseguito la certificazione ISO 9001 e contemporaneamente abbiamo venduto il nostro primo robot al Politecnico di Losanna, con cui abbiamo avviato la sperimentazione clinica, che è una sperimentazione clinica multicentrica che viene fatta sia con l'ospedale di Ginevra che con l'ospedale qui di Cisanello di Pisa. E nel 2016 abbiamo iniziato invece un progetto finanziato dalla Regione Toscana per lo sviluppo di un esoscheletro per l'arto inferiore e abbiamo avviato invece una collaborazione con un'azienda qui di Prato per un esoscheletro gambe e braccia per la movimentazione di carichi leggeri. Chiaramente affondiamo la nostra esperienza, 25 anni di esperienza del laboratorio della Scuola Sant'Anna che si occupa di robotica percettiva e realtà virtuale. Abbiamo avuto in questi 25 anni più di 13 milioni di euro di investimenti sia pubblici che nazionali che comunitari. Un inciso, ci stiamo anche certificando ISO 13485, che è la certificazione medica per questo tipo di società. I nostri prodotti sono, come vi dicevo, sono esoscheletri per la riabilitazione dell'arto superiore, quindi abbiamo 2 dispositivi, il Trackhold, che è un dispositivo completamente passivo, quindi funziona sostanzialmente come un azzeratore di gravità che permette al paziente di non sentire il peso del braccio, quindi gli permette di fare degli esercizi, chiamiamoli dei serious game, interfacciando il sistema con un sistema di realtà virtuale. E poi invece l'Alex, che è il sistema attivo invece, che permette invece dei cicli, interi cicli di riabilitazione impostati dal fisioterapista e il robot aiuta il paziente a replicare questi esercizi, sempre interfacciato con un sistema di realtà virtuale o con un Oculus. Di fatto,
permette una replicabilità e una misurazione dei progressi che può fare il paziente, e anche si accorge se il paziente non riesce a fare esattamente il movimento che viene passato dal fisioterapista, lo aiuta a farlo nel modo migliore. Il secondo prodotto che stiamo sviluppando è un esoscheletro per l'arto inferiore, sia per la deambulazione di pazienti che hanno subito incidenti alla spina dorsale, quindi disabili, sia con pazienti con ridotta capacità motoria, tipo anziani. E questo è il progetto che stiamo sviluppando con la Regione Toscana. E poi la terza famiglia di prodotti, che sono amplificazioni esoscheletri per l'intero corpo, braccia, gambe, che permettono di movimentare carichi, quindi aiutano l'operatore a movimentare carichi pesanti nell'industria e quindi riducono le patologie professionali a carico dell'apparato muscolo-scheletrico dei lavoratori. Quindi stiamo sviluppando, come io che ora vi farò vedere, due sistemi per la riabilitazione dell'arto superiore, due sistemi per l'ausilio al movimento dell'arto inferiore e dei body extender per la movimentazione dei carichi. Quindi ora non vi so tediare con tutte le... Comunque diciamo che abbiamo due dispositivi pronti per il mercato in attesa di certificazione CE, che sono il Trackhold, quindi il dispositivo passivo per l'arto superiore, e il dispositivo attivo. Il dispositivo attivo è un dispositivo particolarmente efficace. Su questo tipo di robot abbiamo un unico concorrente, che è una società svizzera che si chiama Ocoma. Rispetto al concorrente, ora il nostro dispositivo è enormemente più efficace, va detto. E il nostro obiettivo è quello di, appunto, di avere la certificazione CE nel giro di qualche mese per poterlo proporre sul mercato. Inoltre, rispetto al concorrente, il nostro dispositivo ha due braccia che possono essere attivate sia contemporaneamente che alternativamente, rispetto al concorrente che ha un solo piantone centrale che può essere attrezzato sia per il braccio destro che per il braccio sinistro, e quindi questo fa sì anche che il nostro dispositivo possa essere utilizzato in tutti quei protocolli di riabilitazione che utilizzano il braccio sano per la riabilitazione del braccio malato. Questo invece è il dispositivo, è un disegno del dispositivo, perché il progetto è iniziato nel 2016 e stiamo assemblando adesso il primo prototipo di esoscheletro per le gambe, per la riabilitazione di pazienti disabili e per la deambulazione di pazienti con ridotta capacità motoria. E questo invece è il primo prototipo di body extender per la movimentazione di carichi leggeri che abbiamo sviluppato in collaborazione con una ditta di Prato. E questo è l'esoscheletro per le braccia, è un esoscheletro completamente passivo che produce 5 kg di forza in qualunque posizione dello spazio per ogni braccio, mentre l'esoscheletro invece... per le gambe è un esoscheletro che ora in questa foto è un mock-up, comunque diciamo che serviva per far vedere che l'operatore ha una mobilità praticamente uguale a quella come se non lo indossasse, quindi non impedisce assolutamente i movimenti e è in grado di dare un contributo per quanto riguarda il sollevamento di carichi. Questo è il nostro padre, diciamo, è il body extender che fu sviluppato nel 2008 nel laboratorio e che è un po', diciamo, mastodontico, comunque rimane ad oggi l'unico esoscheletro con 22 gradi di libertà. È venuta anche la BBC a fare un servizio, perché rimane comunque un dimostratore di quelle che sono le possibilità di questi esoscheletri. Giusto un minimo di... highlight sul mercato. Ci sono vari studi di mercato che dicono che la robotica indossabile è in crescita, forte crescita. Nel 2021
dicono che sarà di 2 miliardi e 1 il mercato della robotica indossabile, e come vi dicevo ci sono già aziende esistenti sul mercato che sono colossi. Locoma, come vi dicevo prima, che è il nostro competitore per l'arto superiore, che nel 2012 aveva un fatturato di 31 milioni di dollari, quindi rispetto a noi enormemente superiore. E per l'arto inferiore ci sono sostanzialmente tre società: la ReWalk e la Exo, che sono quotate al Nasdaq, e la Rex Bionics, che invece è quotata alla Borsa di Londra. Come sviluppo commerciale della nostra società, stiamo aspettando la certificazione CE per mettere sul mercato, però ci hanno già contattato tutta una serie di distributori che vorrebbero la licenza esclusiva per la vendita in alcuni paesi, senza che noi sostanzialmente facessimo niente. Quindi ci stiamo un attimino organizzando, cercando di capire chi sono queste persone per dargli la licenza esclusiva. Chiaramente sono la nostra faccia nel mondo, quindi stiamo cercando di capire come muoverci. E stiamo valutando delle società in Cina, in India, in Giappone. Abbiamo un piccolo progetto pilota, invece abbiamo stretto un accordo di commercializzazione con un'azienda di Hong Kong che si chiama Deltason Medical, che ci farà la commercializzazione dei nostri prodotti a Hong Kong, Macao e Taiwan. Io direi che ho finito, grazie mille. Interviene adesso Riccardo Monteiro della Scuola Universitaria Superiore IUS di Pavia con una relazione sul progetto ITERATE, le buone prassi nella ricerca internazionale per la prevenzione dei rischi al servizio della Federazione. Grazie. Buongiorno a tutti, sono molto contento dell'invito per poter presentare un po' questo progetto di ricerca che è partito a gennaio di quest'anno allo IUS. Io sono un ricercatore a tempo determinato, trasferito dal Portogallo a Pavia circa 5 anni fa, quindi mi perdonerete sicuramente qualche errore di italiano. Allora, qual è il contesto di questi progetti che vengono finanziati dall'Unione Europea in cui si inserisce il progetto ITERATE? Si tratta del meccanismo per la protezione civile europeo che coinvolge soprattutto un numero di paesi aderenti a questo meccanismo e anche appartenenti all'Unione Europea, ma si estende anche ad altri paesi, soprattutto vicini, quelli cosiddetti neighbor countries, che hanno un ruolo, diciamo, politico, geografico, in generale strategico, ovviamente molto rilevante per l'Unione Europea. Sono quelli in giallo e verde che vedete nella mappa a destra. I progetti finanziati dalla Protezione Civile Europea devono avere un carattere molto applicativo, cioè non si tratta soltanto di ricerca, la svolgiamo comunque all'interno del progetto, ma devono sempre avere una componente che riguarda la società, la popolazione, cioè devono avere delle ricadute misurate nell'immediato quasi per le popolazioni dei paesi coinvolti. In questo caso specifico, allora, il progetto ITERATE, Improved Tools for Disaster Risk Mitigation in Algeria, fa parte di una linea di finanziamento del meccanismo europeo per la protezione civile che riguarda i paesi terzi o neighboring countries. Noi ci siamo focalizzati sull'Algeria, in quanto è un paese molto vicino sia all'Italia, che è il coordinatore di questo progetto, che al Portogallo. Ci sono dei rapporti già esistenti a livello sociale, di formazione e anche economico tra questi tre paesi, e quindi si trattava sicuramente di una combinazione molto felice in termini di partner del consorzio, che nello specifico, allora, come già detto, ha la scuola IUS Pavia come coordinatore nella mia persona, insieme all'Università di Porto, la Facoltà di Ingegneria e il Centro di Ricerca in Astronomia, Astrofisica e Geofisica dell'Algeria, che corrisponde, diciamo, all'INGV in Algeria. Si tratta di un progetto finanziato per oltre 600.000 euro per una durata di 2 anni, quindi se pensiamo al finanziamento all'anno stiamo quasi parlando della stessa cifra di un ERC starting, che di solito sono 1,5 milioni per 5 anni, quindi siamo più o meno lì in termini di finanziamento. Sulla destra vi faccio vedere anche qualche foto della riunione di kick-off del progetto che comunque dicevo è già partito. Perché l'Algeria? Allora,
Se parliamo di rischio sismico, che diciamo è il mio ambito di ricerca e di formazione, paesi con elevate percentuali di edifici che non sono stati progettati secondo regole che tengano conto dell'azione sismica, sono naturalmente molto più deboli. Se mettiamo insieme a questo aspetto il fatto che tutta l'economia del paese, la congiuntura economica, sociale o anche politica del paese non siano le più favorevoli, il livello di sviluppo umano e economico, eccetera, ci fa ovviamente puntare la ricerca e il supporto a livello di protezione civile europea verso questi paesi. E quindi questa era un po' la condizione fondamentale per il successo di questo progetto. In più l'Algeria ha visto molto recentemente, nel 2004, nel 2012, la pubblicazione o la preparazione di documenti specifici sulla gestione dei grandi rischi, e quindi devono e possono imparare tanto da paesi con know-how al top come l'Italia e anche il Portogallo. Non vuol dire che anche in altri paesi che abbiano queste conoscenze avanzate non ci sia anche una necessità di tenere l'occhio sulla progettazione sismica, lo sappiamo bene, però ovviamente siamo tutti consapevoli dell'eccellenza della nostra ricerca e della nostra capacità, e quindi anche l'Unione Europea lo riconosce e quindi finanzia progetti in cui c'è un trasferimento di conoscenze e di competenze tra questi paesi. Gli obiettivi principali, facendola molto breve, di questo progetto saranno allora di dotare l'Algeria con degli strumenti per diventare molto più capace e autonoma in futuro nel gestire l'aspetto specifico del rischio sismico. Dobbiamo comunque coinvolgere sempre la comunità locale e i principali stakeholder, ok? Quindi dobbiamo coinvolgere sia enti nazionali di protezione civile, le università, tutto il settore privato, perché, come vi farò vedere tra un po', i prodotti finali di questo progetto possono e devono essere utilizzati anche da partner industriali come le aziende, come le società di assicurazione o riassicurazione, ma anche dai decision makers, così per dire, che potranno utilizzare questi strumenti per pianificare meglio le loro operazioni di gestione delle emergenze e delle calamità. Okay? Infatti i risultati previsti, oltre a modelli aggiornati, e qui c'è la ricerca pura del progetto, di pericolosità, esposizione e vulnerabilità, che rappresentano un impatto a breve termine, dovremo anche prevedere qualcosa di palpabile, come in questo caso una piattaforma open source che permetterà il calcolo di rischio sismico in tempo reale in quel paese, e poi a lungo termine ovviamente creare tutta una nuova generazione di ricercatori e di cittadini che siano più consapevoli dei rischi legati ai fenomeni naturali nel paese. Okay? Come si fa questo? Allora, questo è il diagramma che è stato presentato durante la fase di proposta, e non lo starò a guardare con voi in dettaglio, ma solo per farvi vedere che ci sono vari componenti. C'è la componente di insegnamento, cioè c'è training, dobbiamo trasferire quello che facciamo durante il progetto alla popolazione locale, mentre a sinistra vedete i task che riguardano soprattutto lo sviluppo di modelli, nuovi modelli per il paese rispetto allo stato dell'arte, che non è sicuramente molto avanzato. Adesso molto velocemente vi farò capire, spero, come si può allora fare un'analisi di rischio per un paese, o iniziando da una città o da una regione, che è quello che faremo lungo questi 2 anni. Rischio è definito molto semplicemente, nel caso di rischio sismico, come il prodotto tra la pericolosità, che vuol dire cosa? Vuol dire quanto probabile è che ci sia un terremoto e qual è l'intensità in una determinata posizione che possiamo aspettare da quel terremoto, dell'esposizione, che vuol dire quanti edifici o quante e che tipo di strutture abbiamo in quella zona che stiamo studiando e qual è il loro valore, e la vulnerabilità, quanto siano vulnerabili o quanto siano robuste per resistere all'azione sismica. Okay? Per esempio, se pensiamo al deserto, possiamo avere una pericolosità molto alta, se si tratta di una zona sopra una faglia, ad esempio, un'esposizione praticamente nulla, perché non ci sono costruzioni e ovviamente la vulnerabilità non esiste. Quindi, invece, se pensiamo a Tokyo, abbiamo la pericolosità altissima, sappiamo bene, no? L'esposizione è molto alta, ci sono tantissimi edifici altissimi e con un valore in termini di contenuti e del valore dell'edificio stesso molto alto, la vulnerabilità è più bassa del solito. Sappiamo che i giapponesi
di solito sono molto avanti nella protezione dei loro edifici, ok? Pensiamo anche come ultimo esempio a una mega città del Medio Oriente, Istanbul, che non ha una pericolosità altissima se la paragoniamo con altri contesti, ha però un'esposizione molto alta e ha una vulnerabilità molto alta. Perché? Perché gli edifici non sono preparati per sostenere l'azione sismica. Quindi questo per dirvi che se pensiamo a rischio sismico non possiamo pensare solo a una di queste tre componenti, dobbiamo metterle insieme, fare poi dei calcoli probabilistici complessi per avere un'idea di quanto sia veramente il livello di rischio di quel posto che stiamo valutando. E adesso molto velocemente faccio vedere su ogni componente cosa facciamo. Per la pericolosità cosa facciamo di solito? Prendiamo insieme due tipi di informazioni, gli eventi storici che si chiamano i cataloghi di terremoti, vediamo cosa è successo in passato, questo ci dice chiaramente se c'è una tendenza per avere dei terremoti in quella zona, no? E allo stesso tempo prendiamo delle stazioni che misurano il movimento della crosta terrestre continuamente nel tempo e questo ci aiuta a integrare l'informazione storica per poi costruire le cosiddette mappe probabilistiche, come vedete sulla destra, che ci danno la probabilità che in ogni punto, ogni di quei paesi, ci sia un terremoto di una determinata intensità in un determinato periodo di tempo. Okay? Quindi quello è a livello europeo, vedete chiaramente che l'Algeria, nel Nord Africa, ha un colore scuro, diciamo così, abbastanza, che possiamo paragonare alla Grecia, alla Turchia, all'Italia, e quindi stiamo ancora ulteriormente giustificando lo studio in questo paese. Esposizione, come facciamo? Questo è difficile, capire veramente in una determinata regione quanti edifici abbiamo, che tipologia di edifici sono, quanti piani, che materiale c'è. Allora, si possono fare delle raccolte dati usando i censimenti, certamente. Ovviamente l'informazione nei censimenti è molto aggregata, è molto generale. Se vogliamo migliori risultati dobbiamo andare più sul dettaglio. È difficile, in questo caso in 2 anni faremo una raccolta dati anche utilizzando gli smartphone, ad esempio, perché le persone possono inserire le caratteristiche dei loro edifici usando questa applicazione web che poi viene mandata a noi. E quindi questo ci aiuterà soprattutto a tarare i modelli di censimenti da cui partiremo, perché sarebbe anche molto improbabile riuscire a farlo tutto solo con raccolta dati in loco. Okay? E per ultimo pensiamo alla vulnerabilità. Allora, per la vulnerabilità fisica, che è quella strutturale delle strutture, probabilmente è quello su cui siamo messi meglio rispetto alla pericolosità e all'esposizione. Quindi modelliamo i paesi, le strutture in un software strutturale, utilizziamo i nostri migliori modelli numerici di non linearità di comportamento delle strutture e facciamo delle analisi. In queste foto vedete degli edifici in Palestina, perché precedentemente abbiamo avuto un progetto simile in cui abbiamo fatto uno studio molto simile per la Palestina. Adesso stiamo preparando un altro per il futuro dopo l'Algeria in Israele. Quindi stiamo proprio utilizzando le conoscenze sviluppate e stiamo iterando, quindi utilizzando sempre quello che abbiamo fatto di meglio prima per poter migliorare ancora. Non dimentichiamo anche la vulnerabilità sociale. Questo è un campo di ricerca molto recente, nel senso utilizziamo dei questionari specifici che vanno distribuiti alla popolazione. Di nuovo sulla foto vedete il caso palestinese, che seguono le cosiddette Key Dimensions of Urban Resilience, che sono definite dal Yogo Framework e adesso Sendai Framework, che toccano un certo numero di aspetti fondamentali che sono tenuti importanti per la valutazione della vulnerabilità sociale delle persone, cioè capire che strumenti hanno, quanto consapevoli sono del rischio, il livello di educazione, di reddito, tutto questo conta per poi aggiustare il livello di vulnerabilità degli edifici dove vivono alla loro risposta come persone all'azione sismica. Tutto questo contribuisce al calcolo di un valore di rischio finale per il paese o per la zona. E finirei solo facendovi vedere cosa risulterà. Di nuovo, questo è l'esempio della Palestina. Dovremmo fare una cosa un pochino più migliorata, soprattutto non tenete tanto conto della graphical user interface, quindi dell'aspetto grafico, che verrà sicuramente migliorato, ma quello che si fa è che usando la copertura georeferenziata della zona che vogliamo colpire o analizzare, carichiamo tutte le informazioni ricevute degli edifici in questa banca dati. Mi sa che è abbastanza lento, quindi
poi per ogni edificio, diciamo, per cui è stata raccolta l'informazione, vediamo una scheda con tutte le informazioni tecniche, il numero di piani, eccetera, che sono i vari tab che vedete qua, qua sopra, anche con le curve di risposta strutturale, che sono queste curve chiamate curve di fragilità, fino a che arriviamo anche alla proposta di modi per migliorare il comportamento dell'edificio, cioè il cittadino, se lo meccanismo di protezione civile nazionale vuole far vedere, può anche capire che misure può adottare per migliorare la resistenza del suo edificio, eccetera. E quindi l'idea è anche che tutti questi strumenti possano diventare anche in futuro prodotti anche da commercializzare, perché il mercato delle assicurazioni e delle riassicurazioni è vastissimo e ogni volta di più punta a questo tipo di prodotti per poter ovviamente stabilire i premium, tutta l'economia che gira attorno della protezione degli edifici o della certificazione sismica, che anche in Italia già parliamo, e quindi oltre al fatto ovviamente che le agenzie nazionali di protezione civile o i decision makers delle diversi comuni, eccetera, possono utilizzare anche questo strumento per prevedere dei scenari per il loro paese o le loro regioni. Okay? Grazie. E do ora la parola per l'intervento di chiusura all'onorevole Valeria Fedeli, ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Intanto ringrazio il direttore, i rettori, tutti i professori che sono intervenuti, che hanno dato un contributo fondamentale. Ringrazio tutti gli ospiti presenti. Permettetemi di salutare la ministra Carrozza. Devo dirvi che, oltre ad aver ascoltato anche le opportunità e le criticità, su cui poi, direttore, non si preoccupi che arrivo. No, però la cosa per cui mi sembrava importante essere qui con voi è davvero quella di sottolineare il valore della scelta di costruire questa federazione che vede appunto le tre istituzioni italiane di eccellenza. Lo diciamo anche noi, non lo dicono soltanto diciamo tutte le i riconoscimenti internazionali, perché esattamente i riconoscimenti internazionali ci sono. E credo che la base di collaborazione che avete scelto di fare è assolutamente una cosa significativa, sia come modello, io qui lo dico, poi ci sono le criticità, però come Ministero la sosteniamo particolarmente, ma io credo che sia particolarmente significativa anche per l'intero Paese, per questo dico che è un elemento fondamentale e mi pare corretto partire da qui. Voglio anche sottolineare che non è una cosa scontata, cioè in un paese in cui è più facile isolarsi, lavorare da soli, non essere in relazione, diciamo creare barriere anziché sinergie, ecco, questa è una scelta che io considero davvero ancora più importante da sottolineare, proprio perché questa la federazione ha lo scopo di creare le sinergie, veniva detto, tra scuole eccellenti, qualificare la ricerca scientifica. E però anche qui io lo voglio sottolineare, perché può esserci un dibattito su questo, perché c'è una complementarietà sulle diverse eccellenze che rappresentate. Anche questa è una logica qualificante nel costruire il sistema della federazione. Non è, diciamo, una sola somma di numeri, ecco, questo mi sembrava importante. La federazione tra Scuola Normale di Pisa, Scuola Sant'Anna e IUS Pavia, infatti sviluppa, credo possiamo esserne tutti convinti, un percorso che era già avviato da alcuni anni, anche grazie alle linee, con tutte le criticità che volete sottolineare, ve lo dirò 20 volte così almeno c'è un po' più di benevolenza nelle richieste, però diciamo anche grazie alle linee di indirizzo onestamente che il MIUR aveva già individuato e anche al sostegno finanziario previsto dalla programmazione triennale 2013-2015. Poi parliamo se lì ci siete entrati o non entrati, però diciamo quelle erano le linee di indirizzo che già c'erano. Che con la federazione creata tra queste tre scuole, con l'integrazione dei servizi amministrativi tra Scuola Normale e Sant'Anna, questo è un percorso particolarmente importante. Ecco, quella di oggi è una fase nuova,
questo anche ci tengo a sottolinearlo, una fase nuova di sviluppo che ancora una volta, tenendo conto degli indirizzi ministeriali relativi alla programmazione 2016-2018, io penso che porterà davvero all'allargamento di questa federazione, perché appunto c'è l'ingresso della Scuola Normale di Pisa. Considero questo progetto una cosa seria e comunque, lo dico, può contare su due nuovi e importanti elementi di sostegno da parte del Ministero che vorrei che nessuno sottovalutasse. Ho firmato il decreto di riparto dei finanziamenti della programmazione triennale 16-18 con un sostegno finanziario anche per questa costituente federazione. Io penso che sia sempre giusto riconoscere anche questo. Sono complessivamente 146 milioni per i progetti di sviluppo degli Atenei, sono state finanziate 165 proposte. Questi 165 progetti, di cui 70 sono finalizzati ad azioni di orientamento degli studenti, cosa fondamentale, o internazionalizzazione dell'offerta formativa, 66 per la modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, 29 per la valorizzazione dei docenti e il reclutamento dei giovani. Poi discutiamo, diciamo, di tutto l'apparato o delle novità che dobbiamo introdurre nei criteri di valutazione, non lo sto sottovalutando, però diciamo che non si può nemmeno, credo, non riconoscere che un pezzo è avvenuto. Si è anche avviata, e ci tenevo molto a dirlo qui con voi, avviata, perché anche questo ho firmato, l'iniziativa dei cosiddetti dipartimenti di eccellenza con la nomina delle commissioni che dovrà valutare i progetti e la pubblicazione della lista dei 350 dipartimenti del sistema universitario che potranno concorrere alla selezione dei primi 180. Nella lista sono presenti ben 5 dipartimenti per voi indicati come classi, anche questo è un punto secondo me di riconoscimento importante, appartenenti alle tre scuole. Si tratta della misura che voi conoscete bene, prevista nella legge di bilancio scorsa, un provvedimento che implica una sorta di nuovo piano straordinario per i giovani e le giovani ricercatrici, unito ai precedenti provvedimenti sulla liberalizzazione del turnover delle ricercatrici e dei ricercatori. Infatti questo finanziamento consentirà per almeno il 25% dei fondi di assumere nuove ricercatrici a tempo determinato, inoltre fino al 70% delle risorse disponibili, inclusi i punti organico necessari, potrà essere impiegato per assumere personale. Sono tutte condizioni di contesto che devono responsabilizzare ulteriormente il ruolo della federazione che si sta creando, affinché siano tempestivamente realizzate le azioni su cui le vostre istituzioni si sono impegnate ad investire e che saranno puntualmente monitorate dal Ministero, che vi sostiene in questo assolutamente lodevole e importante percorso. Poi vediamo anche come andare avanti nel sostegno, ma io penso che sia importante il nostro sostegno. Il riferimento è quindi all'impegno a realizzare la riforma dello statuto di ciascuna scuola, la governance congiunta con un unico collegio di amministrazione, le attività congiunte di orientamento e placement, il progetto di e-learning, i laboratori congiunti di scienza della vita e di realtà virtuale Big Data, la ricerca avanzata in tema di telerilevamento, le attività congiunte di linguistica e logica, il corso ordinario congiunto in scienze sociali, le iniziative congiunte in tema di sicurezza e sorveglianza sanitaria e di ricerca per nuovi materiali per la fotonica. In questi settori, in tutti questi settori, ognuno dei tre partner della federazione ha un ruolo di stimolo e di guida che potrà far crescere la massa critica, come peraltro si poteva evidenziare da tutte le presentazioni, e soprattutto la competitività, anch'io lo sottolineo come faceva il rettore, la competitività del sistema ricerca a livello internazionale. È davvero una grande responsabilità, così come lo è una grande sfida su cui dobbiamo saper guardare in avanti e quindi anche superare tutte le criticità e tutti i disallineamenti che anche venivano evidenziati. Ed è proprio il panorama internazionale quello a cui dobbiamo guardare. Le vostre scuole, per definizione tra l'altro, si collocano in un mercato, quello della ricerca globale. In questo caso la globalizzazione deve essere vista come necessità e allo stesso tempo come opportunità. Io la sottolineo proprio necessità, perché è una necessità del Paese, non solo vostra, come contesto in cui anche il nostro Paese deve assolutamente recitare di più da tutti i punti di vista il proprio ruolo, perché anche questo si deve accompagnare, perché se no, diciamo, non si realizza
tutto il piano che io credo abbiamo iniziato faticosamente come politica ad occuparcene, ma non c'è dubbio che c'è un salto e una velocità nel rispondere ad alcune questioni anche di finanziamento che sono vere e sono importanti. E questo è l'argomento che dobbiamo porre al centro del dibattito e rispetto al quale uno degli strumenti utili per dare risposte concrete è certamente quello del modello delle scuole universitarie federate. E su questo dobbiamo promuovere tutti insieme, io penso, una riflessione approfondita e importante e che impone alle istituzioni in cui operiamo di vedere i modelli federativi come reale strumento per rivedere le strategie dei soggetti federati che devono realmente integrarsi tra loro, evitando inutili sovrapposizioni, ma identificando un chiaro percorso di sviluppo dove ciascuna scuola ha un chiaro ruolo e una specifica caratterizzazione. Tutto ciò ovviamente a beneficio delle studentesse e degli studenti, ma anche a beneficio attraverso questo della crescita complessiva del Paese. Aspetti che mi auguro possano essere utili anche per l'assunzione delle giovani ricercatrici e dei giovani ricercatori, per la mobilità delle studentesse e degli studenti, per la qualità dei servizi offerti e per l'aumento delle opportunità di collaborazione e di creazione di reti a livello internazionale e di crescita anche del tessuto industriale del nostro Paese. La collaborazione questa volta tra organismi di ricerca e imprese per informare e sperimentare soluzioni iniziative e innovative è linea guida dell'azione che stiamo portando avanti anche in sinergia con il Ministero per lo Sviluppo Economico relativamente a Industria 4.0, ai cosiddetti Competence Center. Investimenti in innovazione, tecnologia e ricerca con specifici incentivi fiscali, nuova manifattura, produttività, forte interazione con le eccellenze universitarie. Dal piano Industria 4.0 emerge, anche qui perché lo dico a completamento della visione di un paese, coerente con la nostra migliore storia e assolutamente impostata queste scelte al futuro di questo paese per produrre esattamente crescita e sviluppo. Ecco perché anche queste scelte, anche l'integrazione con i sistemi di governo locali e del loro tessuto produttivo, tra sistemi locali, tessuto produttivo e università, sono un punto di innovazione particolarmente importante. Qui oggi noi abbiamo scelto un modello, abbiamo un piano, ci assumiamo la responsabilità, tutti i soggetti in gioco, ciascuno per la propria parte e ciascuno non fermandosi alle parti che ha fatto finora. Perché sempre di più, lo sapete voi come dobbiamo sempre di più saperlo noi della politica e orientare le nostre scelte di priorità, noi dobbiamo, non vogliamo, noi dobbiamo costruire la società della conoscenza, l'economia della conoscenza che è l'unica condizione che ti mette dentro al contesto vero internazionale. E questo è il filo conduttore su tutto ciò che voi state facendo qui oggi e che noi dobbiamo assolutamente saper fare e continuare a fare sempre di più come politici, come scelta politica del Paese. Questo è, io credo, il fattore fondamentale, perché questo è anche il fattore che deriva dall'agenda 2030 del settembre 2015, sottoscritta anche dal nostro Paese all'ONU, guardate che ha esattamente anche una visione che negli ambienti qui si dice, ma che non si dice nella comunicazione pubblica, che queste sono scelte che poi moltiplicano e hanno loro stesse la capacità di essere moltiplicatori di risultati positivi. C'è uno schema molto diverso proprio anche nell'approccio tra tutti gli elementi di formazione e ricerca intrecciati che qui vengono presentati, quale motore anche per il cambiamento, non solo per essere in tempo utile con i cambiamenti già in corso nel mondo reale, ma per essere esattamente moltiplicatori e da questo punto di vista esattamente in sinergia con una visione innovativa, sia degli strumenti di formazione e di ricerca, ma esattamente capaci di non disallinearsi, che sarebbe la cosa peggiore che si possa fare, con i bisogni e con le innovazioni che saranno costanti, non c'è un punto di arrivo. Io mi permetto di dire su questo che è esattamente la concezione che qui avete espresso, ciascuno per le proprie relazioni, i vari relatori che sono intervenuti, che hanno esattamente dimostrato che non esiste un punto di arrivo, ma esiste esattamente il valore dei percorsi di alta formazione, di ricerca intrecciati, che sono il motore costante del cambiamento, perché questa è la dimensione in cui stare. Prima di concludere, non sfuggo.
Allora, io penso che le criticità, lo dico seriamente, non sono abituata, diciamo così, a non prendere sul serio non solo le cose che ascolto, ma anche quelle che vengono proposte. Penso che ci sia effettivamente. E quindi dobbiamo lavorare insieme su questo, non è facile. I conservatorismi stanno ovunque, se mi posso permettere, in tutti i mondi. No, lo dico perché sennò sembra che basti fare così. No, no. Però è vero che c'è una, che, diciamo che i punti che venivano detti dal direttore all'inizio, ma gli stessi che venivano posti anche dal professore sui disallineamenti tra gli elementi della ricerca europea e i nostri, sono assolutamente da affrontare. Credo, io questo invece è un impegno che mi prendo, credo che sia inconcepibile, vi devo dire perché stava già nelle mie linee di indirizzo, ma vuol dire che devo operare ancora di più, in questo c'è probabilmente una cosa in più che devo fare anch'io, che è esattamente quello di dare, so che non posso darlo in automatico, ma bisogna considerare la chiamata diretta un elemento che non può aspettare, cioè è incredibile, perché se il tema è anche l'attrattività, ed è un tema serio, ed è un tema vero, perché le slide erano chiarissime, beh, non è che si possono solo leggere i dati, sono fondamentali per l'azione politica, quindi io penso che questa cosa delle chiamate dirette sia un tema serio, vero, su cui non si può immaginare, come anche mi è stato rappresentato qui, perché man mano diciamo le segnalazioni cerco di prendere davvero in considerazione, ma non può essere che si viva di segnalazioni che vengono prese, bisogna che ci sia un sistema che per quanto riguarda le chiamate dirette ne sappia cogliere da parte del Ministero la necessità e la velocità per il valore che hanno, esattamente perché implicano una lettura ovviamente dell'attrattività di questo Paese. Verificherò tutte le questioni del 60% del finanziamento, ma adesso al di là di questo aspetto. Io credo che ci sia due altre cose che sono serie, almeno mi hanno stimolato, e penso che su questo ci dobbiamo ragionare insieme. Uno è il terreno della flessibilità. No, lo dico perché è un terreno vero, per come non solo è stato presentato, ma concettualmente è un elemento, diciamo, che mi ha sempre accompagnato nelle diverse responsabilità. La flessibilità è quello che ti consente di stare dentro ai processi. L'altra è una riflessione che non siete i primi a pormi, però è una riflessione che mi viene stimolata di recente. Credo che ci sia un terreno di riflessione, la metto solo così, lei stessa ha detto riflessione, non ha detto subito cambiare tutto, che è quello di quali criteri dobbiamo riassumere o far guardare ai valutatori, perché la dico così per chiarezza. Se noi immettiamo delle innovazioni e valorizziamo comportamenti e cambiamenti, è chiaro che questi debbano essere presi in considerazione anche dentro i sistemi di valutazione, quindi dentro i sistemi che riguardano la distribuzione dell'FFO. Lo dico perché anche questo è un elemento di aggiornamento costante. Questo quindi, diciamo, per le cose che lei diceva all'inizio, penso che sia anche un elemento giusto da prendere in considerazione. L'ultima cosa, ma insomma su questo la professoressa sa già che sono particolarmente convinta e impegnata, noi dobbiamo far passare la progettazione a una programmazione strutturale sul tema dell'orientamento. Non lo riprendo qua perché ho avuto modo di parlarne, di ascoltarne tutta l'esperienza il 3 marzo al Ministero. Credo tra l'altro che sia una cosa che va, come dicevamo allora, fortemente utilizzata, conosciuta e possibilmente esportata, perché questa è una necessità assolutamente del Paese, non solo per le caratteristiche che escono da questa sperimentazione su tutte, diciamo, i criteri utilizzati, ma perché c'è una carenza oggettiva anche nel percorso proprio di istruzione e di formazione delle nostre scuole, che è l'orientamento. L'orientamento non solo è una possibilità di rompere barriere improprie sul terreno della mobilità, ma è esattamente quella politica, io su questo sono molto d'accordo, lo voglio ribadire qui, che il sistema Paese deve avere per la valutazione dell'alto contesto di merito, che non è contrapposto all'altra politica della dispersione scolastica, ma ha due percorsi che in realtà devono essere distintamente affrontati, perché hanno ambedue il valore necessario per costruire la società della conoscenza e l'economia della conoscenza, valorizzando esattamente anche i nostri talenti. Questo mi sembra una cosa importante, lavoreremo anche alla cabina di regia, perché questo deve diventare un terreno assolutamente strutturale. Vi ringrazio.
Io non voglio aggiungere niente altro, perché mi sembra che l'intervento del ministro sia stato, della ministra, chiedo scusa, sia stato molto chiaro su una serie di punti. Vi ringrazio di essere intervenuti, spero che siano state dette delle cose interessanti anche per i non diretti attori di questa cosa, e speriamo di ripetere iniziative di questo tipo in varie circostanze. Grazie a tutti.